Allora, vogliamo accomodarci così cominciamo? Ragazze, vi chiamo ragazze, scusate, colleghe, giustamente. Prego, cominciamo. Saluto anche chi ci sta seguendo da casa. Allora, siamo nell'aula organi collegiali, come previsto, dell'Ateneo Sapienza di Roma. E partiamo con il secondo programma. Innanzitutto benvenuti a tutti e partiamo dai saluti della delegata della rettrice per il programma Erasmus Mundus e anche coordinatrice proprio dell'Erasmus, la professoressa Lorenza De Riu. Prego. Okay, thank you very much, Franca, for your introduction. Thank you for hosting me here today. Welcome to everybody. In my quality of Rectoris Delegate for the Erasmus+ program, it's a very great pleasure for me to be here today and to give my warmest welcome to this prestigious audience who joined today to attend this event coming from different countries over Europe, because I know that here we have representatives from France, from the Czech Republic, from Portugal, from Romania, from the Netherlands, and also from Spain. Sorry if I miss someone. And I know also that you are focusing on a very interesting debate topic, the multi-inter and transculturality in a globalized world within the framework of the Jean Monnet Action. So my greetings to all of you. The Jean Monnet project constitutes a very important part of the Erasmus+ program, aimed at supporting policy development and cooperation within the key action three in particular. The Jean Monnet projects contribute to different aims: to spread knowledge about the European Union integration methods, to study Europe in its entirety, with particular emphasis on the EU dimension, from an internal but also in a globalized perspective, to promote active European citizenship and values, and deal with the role of the EU in a globalized world, enhancing awareness of the Union and facilitating future engagement, as well as people-to-people dialogue. The Jean Monnet projects, no matter how the form is, module, chair, center of excellence, represent initiatives of particular prestige for those who realize them, as well as for the attendants, for the participants. For this reason, I would like also to take this occasion to invite all our colleagues to take this opportunity to apply for. So I hope that this workshop may represent a fruitful occasion to strengthen cooperation partnership already operating, and now open new opportunities for further cooperation initiatives. With respect to the topic addressed by this conference day, I would just to leave on the table a brief comment from a sociological perspective, because I'm a sociologist. I know that this is a multidisciplinary, probably an interdisciplinary conference day, and so I would just bring my little contribute with respect to this topic. Because over the last 3 years, I have been taking part in a research on multi and interculturality. And this research has opened my mind and has enabled me to see the further differences distinguishing this concept from transculturality. Multiculturality is much more a static concept that refers to the population living on the same territory, but who differ from their ethnic origin, culture, language. Multiculturality does not imply values judgment or analysis. It does not require the interaction and the reciprocity between communities and their comparison and exchange. So it's much more a static perspective in which persons are considered, excluding any form of their interaction. Interculturality is much more dynamic as a perspective, expresses a more dynamic concept. It means reciprocity, interaction, exchange associated to a further step that implies the will and the commitment to start a fertile dialogue among different cultures populating a territory. The continuous exchange and comparison aims at looking for common
as the capable to give values to differences. So differences are still on the floor when we talk about interculturality and consider it as a vehicle to potentiate the development and growth of a society. And with this transculturality, the new frontier, I think, the new challenge that we are tackling with in different disciplinary fields at different levels, it means to share a wider vision of a common project to work together for. It means to look at common objectives engaging each participant who is fully committed, responsible for. Transculturality implies the continuous tension to the creation of a new and different culture capable to overcome individual borders, individual and cultural borders. Transculturality may result from the capability to look at the wider picture, overcoming differences and diversities, reshaping the fragmentation. And within this perspective, the dialogue, cohesion, respect are objects of hostile mediation. So I know that it's only a little part of the story and that there are much more than that. So transculturality is a very challenging process for contemporary societies in many fields. And it is for this reason that I think that the focus of your discussion today is really very important and relevant to enrich the debate on this topic. So I wish you a satisfying debate and exchange of knowledge during this conference day, together with a good stay in Rome and in our Sapienza community. So once again, welcome to Sapienza and enjoy your time here with us. Thank you. Thank you, Fiorenza Di Rio. I welcome all of you. Sorry that I began speaking in Italian, but the fact is that our colleagues are multilingual and they speak Italian very well. And that's why immediately I spoke in Italian. So I'm sorry for that. But anyway, the conference is bilingual, so we have a lecture in speech in English and Italian. I am very glad to be with Silvia Contarini. She is the principal investigator of this Erasmus Jean Monnet project, international project. So I would like to give her the floor and to present the project as well. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Sono molto felice di essere oggi qui all'Università Sapienza per aprire questo seminario che è dedicato a una riflessione teorica sul concetto e sugli usi del termine transculturalità. Un seminario che si svolge, come è stato ricordato, nell'ambito di un progetto europeo dedicato all'Europa transculturale nel mondo globale. Sono molto felice anche di essere a Roma, una città sempre molto bella malgrado il caldo, e sono felice di essere a Sapienza, un'università con cui il mio dipartimento, il mio centro di ricerca, io personalmente, sviluppa collaborazioni da diversi anni per progetti didattici, con tutele di tesi e progetti di ricerca. Sono anche felice di ritrovarci fisicamente, con qualche restrizione ancora, ma fisicamente, qui in questa aula, dopo che noi tutti per ormai 2 anni abbiamo avuto scambi virtuali, lezioni virtuali, riunioni a distanza e videoconferenze. E mi permetto di ricordare che proprio a causa della pandemia che il progetto Transcultural Europe in the Global World, che ha vinto appunto il bando Jean Monnet nel 2020, doveva svolgersi tra il 2020 e il 2021, è stato posticipato di 6 mesi, 1 anno. E questo seminario di Roma, che avrebbe dovuto aprire la serie di 5 attività previste, quindi nel 2020, fine 2020, inizio 2021, viene invece a chiuderle dopo gli incontri che abbiamo già avuto a Cagliari nel settembre 21, a Coimbra nell'ottobre 21, a Nanterre nel novembre 22, a Praga nel marzo del 22 e attività che saranno chiuse con un grande convegno internazionale a Nanterre nel prossimo novembre. E seguirà una pubblicazione. Le attività già svolte sono state incentrate soprattutto sull'immagine, sulla parola del migrante, sull'espressione della sua soggettività, sulla decostruzione degli stereotipi e dei discorsi di esclusione e discriminazione,
sull'etica del film etnoantropologico, sulla creatività associata all'espressione della pluriculturalità e del plurilinguismo, e infine su pratiche pedagogiche interculturali interlinguistiche. Vi vorrei presentare in maniera molto breve le grandi linee del progetto, un progetto quindi biennale. Ho ricordato che ha vinto il bando europeo Jean Monnet e troverete informazioni più dettagliate in francese e in inglese sul sito dedicato, che forse poi vi mostriamo finché parla Franca, forse vi mostrerò il sito, transeo.parinanterre.fr. Sul sito troverete anche la registrazione dell'inaugurazione ufficiale del progetto nell'aprile scorso, in videoconferenza, e una registrazione degli interventi del seminario di Coimbra, prossimamente di Praga, e in seguito anche gli interventi del seminario di oggi. Allora, questo progetto è partito da una doppia convinzione. La prima è che l'Europa potrà avere un ruolo tanto più importante nel mondo globale quanto più saprà sfruttare il proprio potenziale trasculturale, considerandolo una ricchezza e una risorsa da attivare e non un handicap. La seconda convinzione è che la circolazione sempre più intensa di persone e idee, allora l'idea è venuta prima del Covid, ovviamente la circolazione di persone, ma riprenderà, speriamo, oltre che di merci, può favorire positivamente la porosità delle culture, i processi di costruzione identitaria, nuove forme di scambio e nuove pratiche creative. Riflettere sull'Europa transculturale significa prendere in considerazione le migrazioni interne di prima, seconda, terza, eccetera, generazione, le migrazioni di ritorno, ma anche i cosiddetti espatriati, i rifugiati, le coppie miste, i turisti, gli studenti in mobilità annuale o pluriannuale, giovani e pensionati che praticano nuove forme di mobilità intraeuropea temporanea o di soggiorno non lavorativo, eccetera. Quindi questo progetto si propone di contribuire a riconoscere e interrogare i cambiamenti indotti dall'ipermobilità, con la convinzione, cui ho accennato, che la configurazione culturale dell'Europa del futuro non potrà ridursi a una percezione lineare e rigida delle origini e delle frontiere. Ed è precisamente per superare le geografie, le storie, le rappresentazioni nazionali che vorremmo valorizzare la dimensione transculturale delle rappresentazioni, dei discorsi, delle narrazioni, per ripensare non solo la relazione tra l'individuo e l'appartenenza, ma anche le specificità socioculturali e linguistiche confrontate all'interazione su scala locale, nazionale, europea e globale. Ci proponiamo, insomma, di capire meglio i fenomeni di trasmissione e trasformazione delle culture e delle lingue e di capire meglio il loro impatto. La Commissione europea, che ha considerato questo progetto eccellente, ha sottolineato, quindi qui vi cito, vi riformulo gli argomenti della Commissione europea, come questo progetto affronti un problema cruciale oggi in Europa, la necessità di riconciliare il discorso tradizionale sull'eredità comune con la diversità culturale e la necessità di elaborare strategie che permettano agli individui di vivere in un contesto diverso da quello delle loro origini. E mi permetto di ricordare che il bando europeo Jean Monnet finanzia progetti che contribuiscono a incoraggiare la riflessione sull'Unione europea e a diffondere contenuti che si propongono di facilitare il dialogo tra i popoli. E mi sembra quindi un buon segno che un progetto come questo sull'Europa transculturale sia stato selezionato nella misura in cui considera esplicitamente che i processi di transculturazione europei sono un fattore politico maggiore che richiede nuovi strumenti concettuali e nuovi metodi di indagine, e anche nella misura in cui si propone di alimentare e diffondere un nuovo modo di pensare il confronto tra culture e di sostenere forme espressive trasculturali. Aggiungo ancora rapidamente, prima di chiudere, che in questo progetto abbiamo utilizzato quindi il concetto di trasculturalità inizialmente come una categoria epistemologica di approccio della complessità culturale dell'Europa di oggi e del suo ruolo nel mondo globale. Abbiamo previsto tuttavia di mettere alla prova questa nozione e di verificare la possibilità di elaborare altre nozioni operative, ed è proprio questo l'obiettivo del presente seminario.
Lo avrete capito da questa breve introduzione, il progetto è strutturalmente pluridisciplinare e plurilingue. Oggi le lingue sono l'italiano e l'inglese, nel seminario di Coimbra erano il portoghese, il francese e l'inglese, nel seminario di Praga il francese e l'inglese e nel convegno conclusivo saranno diverse lingue, tutte le lingue in cui le persone si vogliono esprimere. Quindi pluridisciplinarità e plurilinguismo sono i principi a cui ci siamo ispirati per costituire un'equipe internazionale di cui fanno parte filosofi, antropologi, sociologi, geografi, studiosi di arte della scena, di scienza politica, di letteratura e di studi europei, che vengono, è stato ricordato, da diversi paesi, Francia, Italia, Portogallo, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Romania, Spagna. Tutti i membri di questa equipe internazionale si interessano al dialogo interculturale in ambito europeo, alle migrazioni, alle narrazioni e alle rappresentazioni della diversità culturale. Mi resta da ringraziare le autorità e i loro rappresentanti dell'Università Sapienza di Roma e in particolare Franca Sinopoli, che ha curato l'organizzazione scientifica di questa giornata, estremamente ricca e densa, e che si è anche occupata di aspetti pratici e materiali non sempre semplici, soprattutto con alcune costrizioni ancora in vigore a causa della pandemia. Grazie a voi. Bene, siamo in timing, perfect timing, perché alle 10 dovrebbe iniziare, come inizierà in effetti adesso, la prima parte, intendo, di questo workshop. E poi continueremo oggi pomeriggio. Solo due parole per innanzitutto ringraziare la collega Contarini, con cui da anni, confermo, insomma, lavoriamo in maniera molto proficua. E sono molto lieta quindi di aver conosciuto attraverso questo progetto europeo colleghi che prima non conoscevo. Del resto lo scopo di questi progetti europei è proprio quello di crescere attraverso delle reti, secondo la vecchia immagine di Erasmus da Rotterdam, no? Della Europa letteraria e dell'Europa non solo letteraria, ma come dire, dell'Europa della cultura, così come si intendeva nel Rinascimento. Due soli punti appunto vorrei menzionare rispetto alla giornata di studi di Roma. La giornata di studi di Roma, come avete visto dal programma, ha una focalizzazione in particolare sugli studi umanistici, in particolare sulla letteratura contemporanea, e vedrete insomma diversi approcci a questa questione della transculturalità nel campo letterario, che è però inteso come un campo letterario poroso, cioè aperto alle dimensioni varie e molteplici della cultura. Quindi, come ha già detto Silvia Contarini, il progetto è interdisciplinare proprio per questo motivo. Sia Silvia, anche io, ma anche altri membri di questa rete, non tutti, siamo letterati in primis, cioè studiosi di letteratura contemporanea, ad esempio, come nel caso di questo progetto. Quindi noi intendiamo proprio la letteratura costantemente come in contatto proficuo e con la cultura, con il contesto, e diciamo nella misura in cui non rispecchia la letteratura questo contesto, ma dialoga, traduce, rappresenta, codifica nella lingua le sue peculiarità. Ecco, quindi questo già ci fa capire come, a seconda del punto di osservazione, che il nostro è sempre europeo ovviamente in primis, guardando però l'Europa non da un punto di vista eurocentrico, ma come luogo in cui diverse culture non europee si sono intersecate e costituiscono l'Europa contemporanea. Quindi il focus di questo seminario è particolarmente dedicato al rapporto tra transculturalità e letteratura e l'impiego di questo concetto di transculturalità nel campo letterario, inteso nella sua appunto dimensione, come abbiamo detto, aperta e comunicante, intercomunicante con la cultura. Il secondo punto che vorrei ricordare è che sono 30 anni quest'anno da che la Sapienza, nella facoltà di Lettere e Filosofia,
in particolare presso la cattedra di letterature comparate, si interessa di queste questioni. Lo voglio ricordare perché è la nostra location di oggi. Ogni luogo, ogni location degli altri appuntamenti di questo progetto avrà le sue ragioni, come dire, storiche per cui è entrata in questo progetto. La nostra, è doveroso per me ricordarlo, è appunto a far data proprio quest'anno, 30 anni di storia, di attenzione per la transculturalità e per la letteratura cosiddetta appunto della migrazione o traslingue. La Cattedra di Letterature Comparate nel 92 infatti aprì con alcune pubblicazioni in forma di collana dirette dal professor Mandognisci in pensione nel 2010 e poi purtroppo scomparso nel 2019, aprì questa serie di studi, questa collana, queste collane, queste pubblicazioni, tesi di laurea, tesi di dottorato negli anni successivi dedicati a queste tematiche. E attraverso poi una rete feconda di rapporti con altre sedi universitarie italiane ed europee, gli studi in questo campo si sono notevolmente ampliati. Quindi l'Italia, nelle varie sedi universitarie dove si trovano cioè docenti e ricercatori che praticano questo campo di studi, hanno negli ultimi 30 anni veramente costruito un grande patrimonio bibliografico di saperi che ci consente poi di dialogare con il resto dell'Europa. Quindi questo era doveroso per me ricordarlo. Ci sono ora diverse generazioni che si occupano di transcultura e letteratura nella sede di Sapienza, colleghi più giovani di me, dottorandi, laureandi che lavorano anche su queste tematiche. È quindi grande soddisfazione essere partiti da un contesto estremamente locale ed essere arrivati a un contesto offertoci dalla collega Contarini e da altri progetti a cui appunto la cattedra che adesso io rivesto di letterature comparate ha abbracciato e in cui è entrata negli ultimi anni. Progetti, ripeto, sempre europei. Sono qui presenti colleghi formatisi nella comparatistica di Sapienza che insegnano in altre università italiane e quindi sanno quanto me quanto questo diciamo passaggio questo dal contesto locale italiano al contesto europeo internazionale per gli studi sulla transculturalità è secondo me un punto di arrivo e di partenza per le nuove generazioni importante, quindi per me appunto è particolare fonte di onore che Sapienza abbia dato spazio e riconosciuto nel tempo questo approccio, diciamo così, alla letteratura contemporanea. Bene, passerei senz'altro alla prima relatrice e ringrazio nuovamente No, Lorenza, si grazie. può Grazie a voi, adesso sì. qui fino alle 11 posso Certo, salutare. possiamo. Grazie, grazie a voi. Invito Nora Moll, la collega Nora Moll, ad aprire quindi questa sessione. No, Nora Moll insegna all'Università Telematica Uninettuno. È una studiosa di letteratura contemporanea, italiana e comparata, e proprio in una prospettiva transculturale si è formata qui in Sapienza, è una cara collega che ho il piacere e l'onore di avere qui e a cui dare la parola. D'accordo con Silvia Contarini, se ognuno di voi vuole aggiungere qualcosa rispetto alle proprie linee di ricerca, prima di parlare, lo faccia liberamente perché questo è diciamo, il metodo che noi stiamo utilizzando nel progetto appunto Jean Monnet, ovvero che ogni studioso può completare diciamo, queste brevi presentazioni dando notizie di proprie attività, brevemente, ovvio perché i tempi sono quelli che vi sono stati dati, notizie sulle proprie attività ed altro. Prego. Grazie Franca, grazie di cuore per questa
tempo alla presentazione. Grazie Silvia, è un grande piacere, è un onore trovarmi qui di nuovo, ma insomma in un contesto particolarmente stimolante, devo dire. Non avrò le slide, veramente diversamente dal mio solito, quindi consideratelo come un dono e non come un regresso, anche se il regresso è, ma è un regresso consapevole. In questo mio intervento vorrei partire da un concetto molto semplice e chiaro, nella consapevolezza che il tema che è al centro della nostra giornata di studi è assai complesso e dai contorni sfumati. Transculturalità, a mio modo di vedere, significa la condizione e o l'intenzione di trascendere il radicamento in una sola cultura. Transculturalità significa mobilità spaziale ma anche mentale, significa trasformazione e decentramento. Trasformazione e decentramento che però non solo e non tanto riguardano e sono caratteristici di un concreto oggetto di investigazione, fenomeni artistici frutto di mescolanze, di elementi eterogenei, delle scritture fondate sul translinguismo, la letteratura della migrazione è stata menzionata, e quindi frutto della migrazione, dell'esilio, della globalizzazione. Tali concetti possono essere usati anche per riferirsi a un metodo di analisi che parte dal superamento della visione e della narrazione dei sistemi culturali e nazionali come oggetti etnicamente chiusi, internamente coesivi e linguisticamente omogenei. Più che una datità, un modo di essere, la transculturalità è dunque, a mio avviso, una prospettiva, un modo di agire. Un artista, di uno scrittore, di un soggetto, volendo usare un termine di derivazione sociologica, ma anche del critico e dello studioso. Il superamento della nozione tradizionale di cultura, non più quindi intesa come entità omogenea, è l'idea di fitta interconnessione e continua trasformazione generata dai concetti di transculturalità sono di fatto in grado di aprire nuovi orizzonti teorici e nuovi percorsi di ricerca. Viene così facilitato il nostro sforzo e la nostra intenzione, intenzione propria della comparatistica letteraria, di superare i limiti delle letterature viste in termini nazionali. Allo stesso tempo, il termine concetto sul quale ci concentreremo oggi noi tutti e che illustreremo durante la giornata di oggi può offrire un'alternativa al paradigma piuttosto dicotomico del postcolonialismo. Sono quindi d'accordo con questa piuttosto giovane, ma ho voluto proprio citare una non perfetta autorità nel campo, ma che apprezzo moltissimo. Sono d'accordo con Sabrina Brancato quando scrive: la transculturalità deve essere intesa in ambito letterario come cornice teorica che comprende diversi fenomeni di interazione culturale, dall'intertestualità postcoloniale all'ibridazione e creolizzazione cross-culturale fino alle modernità multiple del mondo globale, e permette di estrarre le nuove letterature dagli stretti confini del nazionale e del regionale e di rivedere il locale e il diasporico da un punto di vista globale. A un livello più generale, il transculturalismo è l'altra faccia della globalizzazione, una risposta ideologica alla minaccia dell'omogeneizzazione culturale da una parte e a quella degli essenzialismi fondamentalisti dall'altra, una porta che si apre su percorsi molteplici e su nuovi orizzonti dell'identità culturale. Dopo questa breve premessa, e sperando di aver mantenuto il mio impegno di iniziare con semplicità e chiarezza, vorrei soffermarmi ancora per un momento sul nesso già evidenziato tra condizione e intenzione e sul concetto anche di intenzionalità, addentrandomi
allo stesso tempo nelle specificità della transculturalità in ambito letterario. Scrive Paul Ricoeur nella semantica dell'azione: l'intenzione è un carattere dello svolgimento dell'intera azione nella sua relazione con la situazione globale. Ricordando che l'autore è sempre colui che ha preso l'iniziativa, cominciando un rapporto con i suoi potenziali lettori. Vi sto dicendo un po', se vogliamo, l'ABC, no? Anche della ermeneutica letteraria. Più che nell'interrogazione dei suoi dati biografici e psicologici, l'intenzionalità viene rintracciata dal lettore e dal critico nel testo, mantenendo un legame inscindibile con i contesti in cui si esprime. Usando quindi le parole di Roberto Talamo, che ha lavorato molto su questa questione, va detto che l'intenzione non è solo mirare di un soggetto isolato, non è possibile isolarla dai numerosi legami che iscrivono nel mondo colui che la possiede e la formalizza in un'azione e in un'opera. In questo senso l'intenzione è sempre un'iniziativa, initium nel presente, o atto reale in un mondo reale, e non mera idea o determinazione psichica. Ho voluto prendere le mosse da tali definizioni per rimarcare un concetto per me importante. Un autore, un'autrice transculturale, non è solo e semplicemente un soggetto che vive una condizione di ibrido o ibrida, che è il prodotto di una biografia e che si presenta per lo più con il trattino, no? Identitario, italo-somalo, arabo-francese, ungherese-italiano. Egli o ella è un artista che agisce nella consapevolezza di voler narrare la propria complessità, narrare, porre, tradurre, trasfigurare la propria complessità etnico-culturale alla luce di un contesto mondiale in cui le culture sono in relazione e in comunicazione, nelle e al di là delle loro differenze. In questo senso è utile affiancare al concetto di transculturalità quello della transculturazione, che ho sentito pure menzionare da Silvia prima, che può essere inteso con Armando Nisci come un andare verso, un prendersi cura delle differenze che vengono valorizzate, trasformate e non cancellate. Il proprio vivere nella differenza, chiuso la citazione, il proprio vivere nella differenza è quindi un gesto etico verso la differenza come elemento costruttivo sul piano culturale e societale. Ed è in questo senso che tale binomio, transculturalità e transculturazione, che ripeto accoglie in sé condizione ma anche intenzione e azione, può essere visto come erede dell'antico concetto di cosmopolitismo, concetto anch'esso riconducibile a parole chiave quali l'incontro, inteso come avvicinamento tra popoli, relazione e ospitalità tra e oltre gli differenti. Ora, senza potermi addentrare ulteriormente nel confronto con il posizionamento rispetto a teorie e visioni consimili, accennando solo a quello dell'interculturalità, concetto che in realtà era assai battuto fino almeno una decina d'anni fa in ambito pedagogico, ma anche letterario, avevamo solo quello come termine, no? Per indicare magari cose anche molto vicine a quelle definite ora da transculturalità. La creolizzazione di Glissa e poi Nisci, poi l'in-betweeners di Onibaba, ecco, molto importante anche quello, no? Potrei, ecco, quindi procedere formulando un'ipotesi. La transculturalità usata per lo più come chiave ermeneutica per comprendere e descrivere adeguatamente le sfide del presente, della cultura europea mondiale, delle letterature in movimento o in bewegung, no? Per citare il titolo di un importante studio di Ottmar Ette, non tradotto però, credo, in inglese e in italiano, fornisce altresì un'importante chiave d'accesso
per la revisione del nostro passato artistico, letterario e culturale. Si tratta di un'ipotesi critica, niente affatto nuova, e tracciata già da Wolfgang Welsch nel 1999, quando egli descrive la transculturalità come conseguenza di una inner differentiation and complexity of modern culture, per la quale il passato offre una serie di esempi da lui individuati, in particolare nell'ambito della storia dell'arte. L'approccio più specificatamente europeo e europeistico di Welsch è stato successivamente ampliato sia in senso spaziale, culturale, sia in senso disciplinare. Basti citare a titolo di esempio un'altra ricerca assai interessante, avviata circa una decina d'anni or sono presso l'Università di Heidelberg da un gruppo di circa 250, negli anni, studiosi guidato da Monica Giunescia, che da diversi anni indaga in senso transdisciplinare sul tema globale Kunstgeschichte, laddove globale è inteso appunto come transculturale. Uno degli obiettivi di tale progetto è la discussione e la decostruzione delle categorie storico-artistiche che caratterizzano la riflessione sull'arte in ambito europeo, a partire da una prospettiva decentrata e coinvolgendo conoscenze e competenze in ambito sia europeo che asiatico. Scrive Giunescia, parlando del progetto d'eccellenza: lo scopo della nostra ricerca è quello di scoprire le multiple strade sulle quali la diversità è negoziata con contatti e incontri, attraverso appropriazioni, mediazioni, traduzioni, attraverso la restorigizzazione e rilettura dei segni, o alternativamente attraverso la non comunicazione, il rifiuto e la resistenza, o attraverso la successione e coesistenza di ognuno di questi. Un lungo pezzo, che passo a un passaggio in cui Giunescia interviene sul concetto di critica all'eurocentrismo, che è inevitabilmente, no, inerente a tale prospettiva. Una prospettiva, cito, transculturale non è contro una propria cultura, piuttosto è un mezzo, una prospettiva che ci aiuta a capire come quella cultura che chiamiamo nostra si sia formata nella storia e si formi nel presente. In altre parole, noi diventiamo sensibili ai modi nei quali alcune culture si formano attraverso relazioni interattive con altre culture e non come puro prodotto di nazione e località. Questa comprensione può essere arricchente anche identificando certe pratiche culturali e realizzando che l'etnocentrismo, o in forma più estrema la xenofobia, aggiungerei tutt'altro che superata, no? Ai giorni d'oggi, sono spesso reazioni rispetto alle reazioni aggiungerei allergiche, no? O autoimmuni, no? Rispetto alle correlazioni culturali. Scusa la citazione. Ecco, sembra in realtà leggere un programma di studi comparatistici quando ci imbattiamo nei concetti appena citati di contatti, incontri, di mediazioni e traduzioni e della ristoricizzazione e rilettura di vari fenomeni. Programma comparatistico, oltre che transculturale, che può essere applicato anche, e arrivo un po' al focus del mio intervento, il secondo focus, che può essere applicato anche ad uno spazio storico letterario assai più ristretto come quello del Novecento italiano. Spazio relativamente angusto, dirà qualcuno, ma risponderei che non tutti abbiamo a disposizione 250 ricercatori con competenze linguistico-culturali che esprimono, per dirla con Erdmeier, le vere differenze. E allora, nell'avvicinarsi a tale oggetto d'indagine, di fatti si può cercare di gettare una nuova luce su eventi, testi e fenomeni letterari e culturali, ma anche contemporaneamente tratteggiare zone d'ombra e senza voler applicare in modo schematico delle metodologie che schematiche non sono e anzi, talvolta, come nel caso di Clissin, rivendicano per sé una certa opacità. In quel che segue, che rimane del tempo che mi è concesso, cercherò di sintetizzare alcuni pochi esiti
di tale retrospettiva e di fornire anche qualche esempio. Innanzitutto è assai interessante considerare nuovamente, forse diversamente, la presenza nel canone letterario italiano di autori translingui, ma che altrove. I soggetti quindi che rientrerebbero pienamente nell'identikit dell'autore transculturale, e che di fatti rientrano perlomeno sotto l'aspetto della condizione, della biografia e dei contenuti esperienziali riversati, trasposti, trasfigurati nella rispettiva opera. Si tratta di fenomeni che spesso sono stati semplificati dalla storiografia letteraria, per lo più focalizzata sulla narrazione e creazione di un'identità collettiva che solitamente, come scrive Stefano Iossa, ha puntato ad un, cito, ad una riduzione della complessità, privilegiando, cito ancora, le continuità sulle fratture e le somiglianze sulle differenze. Cominciando dal primo Novecento, basti pensare a quella via italiana, tipicamente italiana, si direbbe, all'avanguardia che fu il futurismo e alla provenienza del suo ideatore e promotore Filippo Tommaso Marinetti, nato, sappiamo, nel 1876, nell'allora cosmopolita Alessandria d'Egitto. Sono in francese le sue prime poesie, così come le raccolte di aneddoti su Gabriele D'Annunzio, ed è in francese la sua pièce teatrale Le Roi Bambins del 1905. Non solo, anche la diffusione e la fama europea del suo manifesto futurista è da attribuire più alla versione francese pubblicata il 20 febbraio 1909 sulle Figaro che alla quella stampata 15 giorni prima sul quotidiano bolognese Gazzetta d'Emilia. E può essere di fatto definito come transculturale e non solo bilingue anche sul roman africain Ma parte futurista, pubblicato nel 1910 prima Sansò di Parigi e poi dalla neonata piccola casa editrice Edizioni Futuriste di Milano. Cosa voglio segnalare attraverso questo piccolo promemoria che ovviamente non costituisce una grande scoperta? Che la transculturalità marinettiana è certamente data dalla sua biografia, dalla sua prima esperienza culturale, da un immaginario che unisce elementi africani, francesi, italiani, in uno spazio idealmente mondialistico. Ciò non significa, tuttavia, che anche questa, e anche questa circostanza è assai nota, che saremmo dunque davanti ad un autore che si pone all'avanguardia anche nella mediazione tra le differenze e nella visione idealmente guittiana di una mondialità letteraria e culturale. Tutt'altro, e subentra ciò che all'inizio del mio intervento è stato sintetizzato con il concetto di intenzionalità e di rapporto dialettico con il contesto storico, sociale e politico. Intenzionalità che nel caso marinettiano è sì avanguardisticamente spinta verso la sperimentazione di un nuovo linguaggio poetico e di nuovi immaginari. E contesto, quello fascista, del marinetto più maturo, che però stimolerà in lui delle posizioni tutt'altro che tolleranti verso le cosiddette differenze. Differenze risolte, per così dire, sul piano della personale poetica del vissuto privato, non più e non mai messe in relazione con una prospettiva liberatoria rispetto all'etnocentrismo, al nazionalismo, al razzismo dominante. Non molto diversa la posizione di un Ungaretti. In realtà, anche se su questo tema la critica è stata particolarmente cauta e delicata. Poeta bi e translingue, anche lui nato nel 1888 nella stessa Alessandria d'Egitto, Ungaretti è un poeta che prende pienamente coscienza delle potenzialità delle lingue da lui frequentate, l'italiano e il francese, tramite l'autotraduzione, autotraduzione che lo porterà, come è stato messo in evidenza in un articolo da Jean Robet, a valorizzare la parola italiana trattata nella sua speciale icasticità e contrapposta alla fluidità del francese, usato nelle poesie della prima fase, volte come noto sotto i titoli di Dernier Jour e La Guerre, in poesie nel 1919. Eppure Giuseppe Ungaretti, autore della poesia dei fiumi, no? Ancora studiata a scuola, credo, spero,
Sergio, la Senna, Emilio, Lisonzo, espressione eminente potremmo dire oggi, di una concezione identitaria all'insegna dell'ibridismo culturale. Eppure Ungaretti, che nel 1918 aveva dichiarato ad Ardenio Soffici: sai che il francese mi è familiare come fosse la mia lingua materna, negli anni più maturi, in piena guerra, dopo aver aderito al fascismo, o forse come alcuni preferiscono al mussolinismo, si ritrovò a rinnegare tali competenze e dunque potremmo dire a rinnegare questi suoi stessi fiumi. Ancora una volta, la propria complessità identitaria non funge da exemplum per un discorso più autenticamente mondialistico. E ancora una volta la componente transculturale può essere individuata nella condizione, ma non nell'intenzione. O perlomeno tale intenzione è frenata sotto la pressione di uno specifico contesto politico, artistico, culturale. Eppure, e insistendo ancora, via, facendo fissa sul tema del legame tra gli scrittori italiani con il fascismo, è proprio durante il ventennio che, sul già citato tema, contatti, incontri, mediazioni, traduzioni, ci sarebbe molto da dire. Innanzitutto che, diversamente da ciò che ci si aspetterebbe, almeno fino al 1938 la percentuale delle traduzioni sul totale delle pubblicazioni letterarie in Italia fu ben maggiore rispetto alla Germania e alla Francia. Non solo, il numero delle traduzioni letterarie pubblicate fu maggiore anche in assoluto e non solo in termini di percentuale, quindi, raggiungendo le massime vette nell'infausto 1933. In cui i titoli appartenenti a questa categoria sono circa il doppio in Italia rispetto agli altri due paesi. 1295 titoli rispetto a 641 in Italia, rispetto a 641 in Francia e 536 in Germania. Tuttavia, come è stato, e questi numeri li ho derivati da questo studio, come è stato dimostrato da Christopher Randall, il suo studio intitolato Il vizio dell'esterofilia, editoria e traduzione nell'Italia fascista, questa versione italiana è piuttosto recente, c'è una versione, anche una versione inglese di questo importante studio, il paradosso di una cultura così ricettiva e attiva nell'assimilazione di stimoli provenienti dalle altre nazioni europee è per certi versi solo apparente. L'obiettivo degli editori più attivi in questo senso, Mondadori e Bompiani, era innanzitutto di tipo economico e non tanto legato alla reale esterofilia, a un reale progetto culturale. L'intenzione era di vendere narrativa straniera di successo e finanziare con ciò la pubblicazione e la distribuzione della sai più esclusiva narrativa italiana, che non raggiungeva. Parlare la poesia, che non raggiungeva neanche lontanamente le pur camuffate tirature della narrativa tradotta, camuffate come ancora oggi si camuffano le letterature per non pagare i diritti d'autore, ovviamente, mentre i diritti d'autore per gli autori italiani erano sul 20%, insomma agli autori stranieri si accontentavano del 5% e poi non si comunicava più quante pubbliche furono pubblicate, ma furono veramente tante in Italia, quindi si leggeva soprattutto narrativa straniera durante. Accadde così che nello stesso anno, 1933, questa è un po' una cosa mia che sto sviluppando in questi ultimi mesi, in cui nel 1933, in cui il 10 maggio in Germania furono messi al rogo, tra gli altri libri di Erich Kästner, in Italia uscì il suo romanzo Fabian, tradotto per la Bompiani nella traduzione di Carlo Coardi e con una fascistissima prefazione di Massimo Bontempelli. Prima dunque della bonifica cosiddetta, così fu definita, messa in atto da Mein Kulpop e prima che la censura preventiva richiesta dal regime divenne realmente efficace e pervasiva, passarono molti anni, arriviamo al 1940, anni in cui, abbiamo Cesare Pavese, è un po' definito, e Elio Vittorini insieme ad altri colleghi scrittori e traduttori fecero in tempo, come noto, non solo a leggere e tradurre una quantità notevole di romanzi e racconti americani, ma anche ad assimilare e
questo è un concetto un po' più sottile, la lezione di uno Stein, un Hemingway, un Dos Passos, un Faulkner, assimilare la lezione di una prosa più vicina al parlato, al reale, ai problemi di una società, quella americana, già allo stesso tempo alienata e primigenia, per mettere a punto Vittorini e Pavese, ognuno a modo suo e per mezzo delle proprie specifiche competenze linguistiche, ovvero quasi inesistenti nel caso di Vittorini e notevoli da parte nel caso di Pavese, una poetica all'insegna della diversità. Una diversità, quindi, frutto di un confronto attivo con l'alterità letteraria o culturale, perché di fatti la cultura nordamericana in quegli anni può essere considerata ancora come realmente altra rispetto a quella europea. Una diversità quindi tradotta e resa familiare e intrinseca, interpretata poi successivamente come tipicamente italiana, capace di creare addirittura una corrente letteraria, oltre che cinematografica, come il neorealismo. Concludo mettendo una lunga serie di esempi anche di autori estromessi dal canone, autori la cui extraterritorialità e il cui translinguismo hanno costituito un impedimento per la ricezione in ambito nazionale, autori e autrici, la cui opera può essere però letta come tentativo di traduzione e mediazione tra le culture. Penso agli autori dell'Istria del Quarniero, ma insomma adesso non c'è tempo per parlare anche di questo, ma lo facciamo dopo durante la sessione se vi va. Quindi come inizio, non sempre però accolto e compreso di un discorso diverso, nuovo, transculturale. Concludo con una citazione per mezzo della quale intendo mettere ancora una volta l'accento sulla indispensabilità di un gesto, di una scelta, di un'azione, di un'intenzione rispetto alla datità, alla genetica, alla condizione. La traduzione è una versione, è una translazione tra le lingue, tra i testi, nella stessa lingua, tra le arti, tra le persone, le comunità, le nazioni e le civiltà. Così come la lingua traduce il mondo, tradurre è la lingua del mondo. E concludo con queste parole di Armando Nisci. Grazie. Grazie Nora Moll di questo intervento. E, giustamente il punto focale che ci piacerebbe forse alla fine nel dibattito oggi pomeriggio finale che fosse ripreso è questo discorso della dimensione intenzionale, cioè non si è uno scrittore o appunto un artista transculturale se non si vuole esserlo. E quindi questi casi appunto di e questi esempi nella storia della letteratura italiana di autori nati con diverse identità linguistiche e culturali che poi a un certo punto per ragioni politiche rinnegano la propria transculturalità, tra virgolette, anche se non si usava questo termine allora, sono un chiaro esempio di come è possibile retrospettivamamente studiare e impiegare appunto la categoria di transculturalità per vedere come in questi casi non contemporaneissimi, diciamo così, l'essere nati in un altro luogo rispetto all'Italia non è necessariamente, diciamo, sufficiente poi ad assimilare questi autori tout court, così di blocco dentro il panorama della appunto letteratura transculturale. Cioè bisogna fare dei distinguo, bisogna capire perché altrimenti tutto vale tutto, insomma, no? Cioè si mischia tutto e si rischia soprattutto di abbandonare una prospettiva storiografica, cioè di rendersi conto dei contesti appunto specifici degli autori di cui ci occupiamo. Bene, passerei al secondo intervento, invitando Sandra Lasta ad accomodarsi qui. Ecco.
Allora, lo facciamo dopo, cioè alla fine della mattinata breve, la tavola rotonda, certo, poi è in programma anche la tavola rotonda. Certo, infatti, certamente, sono due momenti, alla fine della mattinata più un dibattito su quanto appunto è emerso questa mattina e poi la tavola rotonda invece è anche un po' lo scopo oggi pomeriggio di portare alla luce tematiche nuove, per esempio, da proporre per il futuro sulla base di questo campo di studi, ovviamente, sempre nell'ambito di questo campo di studi. Dunque, la collega Sandra Vlasta è una cara collega anch'ella, perché appunto abbiamo lavorato insieme a lungo in occasione di una visita in professorship che lei ha ottenuto in Sapienza l'anno scorso. Sandra è stata ospite con un appunto fellowship come visiting in Sapienza e quindi ha insegnato anche un piccolo modulo di World Literature, appunto, altro tema che si incrocia in ambito comparatistico con la categoria di trasculturalità. Infatti vedremo, ci saranno interventi anche su questo argomento. E Sandra si è formata presso l'Università di Vienna come comparatista, poi ha insegnato lungamente come ricercatrice all'Università di Magonza, al Dipartimento di Allgemeine und Vergleichende der Literaturwissenschaft, quindi proprio il Dipartimento di Comparatistica, e della appunto Johannes Gutenberg Universität di Magonza. È una studiosa appunto dedicata in maniera direi molteplice e su diversi fronti. Magari se vuole lei poi ci accennerà al portale sulle lingue, sul polibiotismo, che è un portale di ricerca molto importante, no? Con altri studiosi. E, oggi ci presenta un intervento in inglese, Multi-Inter-Trans, The Diverse Concepts of Transculturality in Literary Studies. Sandra. Grazie mille, grazie dell'invito a Franco e a Silvia, sono molto felice di essere qui con voi e con questo progetto affascinante, Transcultural Europe in the Global World. Ho portato una presentazione, devo condividere qua, no? Sì, allora, aspetta, do una mano io. Grazie. Allora. Non ho ancora aperto. Sì, sì. Adesso la prendiamo dalla... Da qui, no, un attimo, non ho ancora aperto la presentazione. Dobbiamo aprire prima la presentazione, questa? No. Questa, ok. Eccoci, adesso ritorniamo un attimo sulla registrazione. Sì, il portale di cui Franca ha parlato si chiama Polifonie, è un portale online www.polifonie.at, e quel portale è dedicato al plurilinguismo, nella scrittura e il nesso tra questo plurilinguismo nella scrittura e la creatività. È un tema che naturalmente c'entra molto col tema di oggi, però oggi il mio scopo è più quello di parlare dell'uso di concetti come la transculturalità, però inizierò anche con la multiculturalità o la multiculturale. Interculturalità per poi arrivare alla transculturalità. Culturalità. Ah, sì, certo. Alcune cose di cui parlerò sono già state dette, ma forse ripeto e ringrazio, spero di poter contribuire qualcosa di utile per la nostra discussione. And I will speak in English. As I've already said, I'm very happy to be here, and I was very intrigued by the focus of this
project and also the focus of today's workshop, which you can see here. So the focus on transculturality and the focus especially on the question if this is an operational concept, if this is a concept we can use, and if so, how we can use it. And as you all know, in order to be able to use a concept, to operate with a concept, we have to know what we mean when we say, in our case, transcultural. Therefore, in my contribution today, I propose to find some answers to this question, a question I could borrow from Raymond Carver, society author. What do we talk about when we talk about transculturality? Theoretical concepts are created in a specific linguistic and cultural context, and then they start the journey from there. You're all aware of the concept of traveling, or the notion of traveling concepts, which Mieke Baal has spoken. And of course, she talks about traveling concepts in the humanities. So concepts that travel from one discipline to the other. But I would like to stress that concepts also travel from one language, one cultural context to the other. And I will try to show you what I mean by this. I would like to question the translatability or the untranslatability of a term such as transculturality. And I will do so by showing you how it is used in mainly in the English and German-speaking literary scholarship. I am, as Franke has told you, a literary scholar, therefore I will concentrate on literary scholarship. I've brought different examples to show you the different usages. As a basis for our further discussion, and so that we can see how it's used in different languages, in different contexts, to then find possible answers for our question. Here is a mix of different books that were published during the past 10 years or so. This is not a representative collection of books. It's rather so examples from different languages too, languages when it comes to the literatures that are studied. And I've even brought together different terms, as you can see. So terms such as transcultural, obviously, but also transnational. In this blue book by Nure Conina Solar, she talks about transkulturalität. We've got another transnational here, and also interkulturell, three books that have the term interkulturell in their title. And you might ask, why do I put all these different terms together? But that's something I would like to explain to you. And I will actually start from this interkulturell and take you to the German-speaking context, where, as you might be able to guess from these books, the term interkulturell is used a lot. I would like to go one step, take another step back to the term multikulturell, multicultural, that has already been mentioned today. Multikulturell in the German-speaking context goes back to Johann Gottfried Herder and his Kugelmodell, so a model of spheres, cultures as spheres. He was expressed in his Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. So what are these spheres? In a nutshell, cultures are based on ethnic similarities and on social homogenization. Cultures are clearly defined, so these spheres are clearly defined. It's obviously an essential definition of cultures, and these cultures, if they are spheres, if they're Kugeln, don't mix. They cannot
they did not mix and they don't change when they come into contact with each other. Another further development, oh, sorry, I'll just go back on the concept. Tu non lo vedi? Ok, a caso voi vedete la presentazione? No, niente, niente. Yes, just one thing I wanted to add about multicultural, which is also used when we talk about multicultural societies, which was used. A multicultural model of society promotes plurality, sorry, within society, but a plurality of cultures, which means that cultures live together, but in a way next to each other without having closer contact and without converging. It's more of a coexistence, which includes also tolerance versus the members of other cultures. This is a term that was then further developed to the term interkulturell, intercultural, which is, as has already been said today, a concept that is still based to a certain extent on the sphere model, on this Kugel model, but acknowledges that there's something happening between the cultures, which is indicated by the inter. So there is contact between the cultures and also exchange within the cultures, but there's still a very strong, but there's still a very strong sense of individual cultures that exist. I'm still talking about especially about the German-speaking context, and with the term transculturality, there are two paths we can distinguish. The one is the one Nora has already mentioned, Wolfgang Welsch, who has in a way further developed interkulturell to transkulturell, which was in a way reintroduced into the German-speaking realm by Wolfgang Welsch. He takes up this, it's not a model invented by him, so to say, because it was first used in the 1940s by the Cuban anthropologist Fernando Ortiz, who first used the term transcultural. You know that I'm just repeating it to bring it back to our discussion. Who used it to describe especially the culture in Cuba, which is a culture that was as Ortiz describes it, is influenced by the African slaves, the Spanish colonialists, but also workers that were hired from countries in Asia. So Welsch took up this this concept of transculturality in order to overcome the idea of distinct cultures, in order to overcome the idea that there's only something happening between the cultures, inter, but to say that there is actually no clear distinction between cultures, to say that the boundaries between the spheres have been dissolved, and to say that cultures cannot be defined individually, but that they are interdependent, origins cannot be traced back. Different cultural elements join to create something new, which is what Ortiz has already shown in the 1940s for Cuba, that something new is created by these different different aspects, different elements. So this can be taken as far as to say that all cultures, all individuals are transcultural, as they're all impacted by different cultural influences,
It is, of course, a model that is also strongly connected to a certain model of identity, where also identity is understood in a fluid way, identity as a process rather than a static a state. It goes hand in hand with this, that national, the idea of national cultural identities are incompatible with this concept, because if you have a culture in flux, in changing, that cannot be described in an essential manner, that goes against the idea of a national cultural identity that is static. Of course, there has been criticism of this concept, and we will talk about that too today, I suppose, just two ideas that it might be too optimistic as a model, and problems that are perceived as cultural differences, and these problems are issues that are perceived as such by some people. These issues cannot be addressed properly with a model like this. This was the first part of transkulturell in the German-speaking context. The other path is that the adjective or the concept of interkulturalität, interculturality, was further developed, and it has become, I think Nora has already mentioned it, a kind of synonym to transculturality. I'm referring to books such as the ones you saw, where interkulturell has become the adjective that describes as a way of literary studies, interkulturelle Literaturwissenschaft, intercultural literary studies, intercultural German studies, interkulturelle Germanistik, here's another example, where the interkulturelle has been developed and has more or less become what Welsch means when he says, when he describes transculturalism, transcultural. To give you an idea, intercultural German studies, intercultural literary studies, especially in the approach of Michael Hoffmann, but also Dino Chiellino, means on the one hand an interest for literature by immigrants, an interest for literature by people who have chosen, authors who have chosen German as the language in which they write, or also German, but also new approaches to historical texts. Goethe, for instance, read with an intercultural approach, and also an interest for the image of the other in literature. So much about the German-speaking context. In the English-speaking context, we have two terms that at times are used as synonyms, and I will give later a few examples for that, namely transcultural on the one hand and transnational on the other hand. Transnationalism is a concept that comes from the realm of politics, of economy. It was first used to describe political, economical, but also social interactions across borders. Think about transnational institutions that exist. But of course, these political and economic interactions across borders also bring with it, or are perhaps even preceded by cultural interactions across borders, and also the assimilation of customs, attitudes, and styles, and the approximation of formally distinct society. We've already heard the term globalization today, and the globalization is on the one hand also used in this political, economical sphere, but it is also used in the cultural sphere. Mike Featherstone, for instance, talks about the globalization of culture, and what he means is transculturalism. So Nora has mentioned this group of researchers who also use global
as a synonym of transcultural, here we have a similar thing. Transculturalism in this way is can be defined as transcending the limitations or crossing the boundaries of cultures. So you can see that transnational and transcultural has a lot of elements in common. Also in the realm of literary studies, cultural studies, we can see that transnational and transcultural are often used as synonyms, for instance, by the authors or the editors of this volume, Transnational Memory, where in the title, obviously, you have this transnational is very present, but where the authors also use both terms, as you can see here. In this quote from the introduction, where it says the transcultural also marks a desire to move beyond traditional configurations of the field of research along the lines of discrete, nationally defined container cultures. So also here, for instance, this is one of the first examples I wanted to give you, where you can see the transnational and transcultural in English are often used as synonyms. And I will now continue with a few examples, some of the books you have seen earlier, just to give you an idea of how these terms are used in literary studies. The first book I would like to talk about, because I think it's very useful for our discussion, is this one by Nuria Codina-Sola, who talks about transculturality in the works of authors that either have immigrated to the Spanish or the Catalan literary field or the German literary field. She reads these authors as transcultural, as authors of transcultural literature, but she does a very useful thing for our context in her introduction, namely she brings together the different definitions of transkulturelle Literatur, so she concentrates on the German-speaking literary studies in German and also in Spanish, or the Romanisten in German, so all those scholars in the German-speaking world that are interested in French studies, Italian studies, Spanish studies, Portuguese studies, and so on. And she defines four different approaches to transkulturelle Literatur, or four different ways of defining transkulturelle Literatur. I have not added the critics she talks about it. I can do that later if you're interested. She says that there is this biographical definition of transkulturelle Literatur, which is used by some critics. Other critics use a thematical approach, literature that is that uses talks about transcultural themes. Aesthetic political definitions are a third aspect shows us, and then there is a fourth way of defining transkulturelle Literatur, mainly with a view to reception. And there we are in the field of world literature studies and literature in translation that circulates in translation, as used by David Danrush, for instance. So she says that there is this variety of definitions used. So different critics talk about different things when they talk about transkulturelle Literatur. And she's quite critical about these different approaches. She says that on the one hand, all these different approaches are quite normative. They're often tied to the idea of national literatures, in the sense of there is an idea of national literature, and then we have an idea of transcultural literature. She also criticizes that there are these different kind of definitions that lead to less functionality, because if one term is used to talk about very different things, then what do we do with this term? To come back to the title of today's conference, I mean, how
operational is it? So she's quite critical, but she still uses the term, and she proposes to use the concept of transcultural literature as a family resemblance and a Familienähnlichkeit in the sense of Ludwig Wittgenstein. So that there are, she wants to underline that there are similarities in these texts, in the author's biographies, but it's difficult to grasp them with one tight definition, but she proposes to keep the field rather open and to use the different definitions to define the borders of the field of transcultural literature, borders that are not clearly distinguishable. So that's her suggestion. In the end, also, when one looks at the four authors, she analyzes, she comes back to a definition that one could reduce to transcultural literature are texts produced in the context of migration, but it's not quite clear who migrates, the author, the protagonists, the texts. One major aspect that to her is common in all these authors and texts is that they cannot be positioned in the framework of national literature. So that could be the similarities of this big family. Another thing that she underlines is that transcultural is not only a way to describe the literatures or the authors, but it's also an analytical approach. And we've talked about that today already, transculturality as a concept, as an approach, as a method, as a mode to act or react, as Nora has called it. Here it says conclusion, that's wrong, sorry. Another example I've brought with me, which many of you might know, is this book by Arianna Damnino, Transcultural Writers and Novels in the Age of Global Mobility. Arianna Damnino proposes a very international corpus that includes authors who write in English, in German, in Spanish, transcultural literature, transcultural authors are culturally mobile writers. She has this very international perspective of authors who move around in the world, sees similarities between the writers and their characters, and even proposes a transnational genre or transcultural genre, namely that of the transcultural novel. So here she goes one step further she also proposes a genre that can be described as transnational. To her, the crossing of borders of a single culture is another important aspect. Okay, as I've got 2 minutes left, I just wanted to show you these two books by Paul Day, who's been writing about transnational literatures and the transnational turn in literary studies for some time. This is his recent guidebook, The Transnational Literary, the Basics. It's one of those small introductory books. His focus is more on the change in English studies that has become a transcultural field more and more. What he proposes is that English studies opens up also to writers who write in different languages. His corpus includes writers such as Jenny Erpenbeck, who's a German writer who writes in German. This is just a small excursus in the French literary world, where Emily Apter has proposed to call and see
and understand Francophone literature as transnational literature. So here we have the idea of transnationality, transculturality, to overcome the colonial relations and hierarchies, and also to show that French is used as a linguistic contact zone. The volume where Franca Sinopoli and I are collaborate together with other colleagues is also called Transculture. That was another example I wanted to show you, where we want to, like in this project here, we wanted to use, or we want to use transculture to be able to grasp literature of migration in a European context. Okay, this brings me to my conclusion. I wanted to give you an overview of some of the uses, and only a very few examples, not exhaustive, from mainly from the German and the English speaking world, to show you how terms, which terms are used and how they're used and where they come from. There are other maybe related terms that I couldn't address, such as translingual or translational literature. And then this creates more than a final conclusion. This creates more questions, in my opinion. So where do these journeys, where do these concepts travel from, where to? How are they used in even other languages, in the French, Italian, Spanish context? Where are these concepts, and then the literature's authors positioned? How are they positioned? Does transcultural literature become a subset of a national canon, or is it or not, or what else? Can it be, to come back to the question of today, can transculturality be an operational concept despite or even because of these differences in the different linguistic and cultural spheres? Thank you very much. Proponevo, se siete d'accordo, di fare non più di 10 minuti di pausa. Nel primo questo corridoio, quando uscite, c'è una grossa offerta di caffè, verde, vine, cose anche fresche, eccetera. Quindi non dobbiamo uscire, quindi ci dobbiamo lasciare 10 minuti. Thank you.
Bene, riprendiamo il nostro percorso con la collega Dagmar Reichert della Latvian Academy of Culture. La collega è un'esperta, una studiosa di transnazionalità e di transculturalità. Anche lei da anni ha tessuto reti attraverso progetti che hanno coinvolto anche me ed altri colleghi di Roma, e quindi è particolarmente importante che finalmente, tornati in presenza con i nostri convegni in presenza, Dagmar abbia potuto raggiungerci e quindi contribuire sicuramente, come sempre fa, in modo eccellente a questi momenti di studio, questi momenti collettivi di studio e di ricerca. Il suo intervento è intitolato Global Parameters of Sustainability in an Interconnected World, New Transcultural Configurations from a European Perspective. Prego. Grazie mille Franca, buongiorno a tutti, grazie a Silvia, direttrice di questo bellissimo workshop, dell'invito e della collaborazione. Allora, io sono contentissima, ma questa è una piccola introduzione, che si parli di transculturalità, perché io mi ricordo che 20 anni fa ho iniziato con un piccolissimo gruppo di ricercatori all'Università di Brema. Di transculturalità in Germania si sapeva poco o niente, anzi niente. Eravamo pochissimi. Però, siccome c'è appunto Wolfgang Welsch, il cui nome è già caduto oggi, ci ha un po' meravigliato, ma molto entusiasmata, la tematica. E anche allo stesso tempo, questo voglio dire, avevo l'occasione di incontrare due specialisti italianisti tedeschi a Brema, una cosa ufficiale, e chiesi a una di queste persone se conosceva Armando Nisci, perché anch'io ero entusiasta di Nisci, e allora mi dissero di no. E io ero sbalordita, come mai questi grandi, ero giovane, no? Perché questi non conoscono né Nisci, e poi invece naturalmente gli italianisti non erano molto esperti. Quindi questo è molto interessante, perché è passato del tempo e oggi parlano, invece dice tutti, di transculturalità, ma molto se ne parla, e quindi mi fa molto molto piacere. Ok, parentesi chiusa. I continue in English if this is fine for you. Yes, I wanted to talk about global parameters of sustainability in an interconnected world today. And I have more or less 4 questions that I'd like to present to you. First of all,
the question of inclusive thinking, which I think is crucial. Then I go over in a second step to Italo-German relationships, just very short thing, about connections and breaks. This is kind of a case study for a community of faith, I call it, Germany and Italy. And then I'd like to talk about notions of a transversal world culture, And in conclusion, I come to a very paradoxical conclusion, it's the European transcultural concepts of a world culture. So maybe you think it just doesn't go together. And it's not that easy, actually. So let's start with the question of inclusive thinking. First, the corona pandemic, and now the war in Ukraine show us that it makes divisions within families, within societies, and within cultures. So the question arises, how can inclusion be established? Respectively, what exactly does the term mean, inclusive coexistence parameters? What would that be? So I think that if we want to define the term of literary globalization, as I announced, we may state, first of all, that we are dealing with a postmodern technical expression that could be considered a neologism of a neologism. Yes, because it's a blend forming, a portmanteau, with the words of globalization and localization. In fact, the notion of localization per se came up in the 1980s, so it's in plain and postmodern times, gaining importance in the 2000s in a primarily socio-economical context. And if we now add the attribute of literary to the noun of localization, thus speaking of a literary localization, our motivation as cultural scholars is to adopt and utilize the term localization for a third-party interest, so to speak. So this is why I say it's a neologism of a neologism. By doing so, we move on towards the transdisciplinary field, fully aware of the fact that in the last decades, the use of the term has been spreading, particularly in the academic fields of business studies, economy, political science, sociology, and media studies. From a critical point of view, the proposal to transfer the notion of localization in its slightly extended version of a literary localization to the study field of literary research and analysis of aesthetics is highly tempting indeed and might be of utter usefulness for literary and comparative studies as a deconstructive logical tool. But of course, we have to be very careful how to use it. And though the idea that it could be useful is all the more obvious since the Canadian philosopher Marshall McLuhan, coined the term global village, you remember, including war and peace in the global village from 68, an old book actually, already more than 50 years ago, thus describing the cross-media-based interconnectivity in globalized times. Also, and explicitly in relation to books, actually, because as you also know, McLuhan wrote before the Global Village in 62, the book, The Gutenberg Galaxy. Therefore, seeing that according to McLuhan, the medium is the message, another book, 67, consequently predicting the World Wide Web, actually, nearly 30 years before it was invented, this approach might be useful not only for specific authors to spread their literary message, but also for transcultural studies. That is the hypothesis. That's a starting point. More specifically, the term of globalization with a C,
then could be generally interpreted as the globalization of the local community and add benefits to the interpretive range of both media and literary studies, including all sorts of subcategories such as sociology, migration studies, psychology, also history, of course, cultural studies, growth management, though too, creative industries, digital humanities, also medical humanities, and so on and so forth. Furthermore, it seems reasonable to anticipate that the term localization is a constitutive element of the process that Fernando Ortiz called transculturation. On the basis of Ortiz neologism, coined in the 1940s, half a century later, Welsh developed the umbrella term of transculturality that shows strong affinities with post-colonial studies, migration studies, and digitalization studies. So in fact, transcultural studies resort to categories that include diverse social-cultural aspects of a whole cluster of disciplines, such as inter- and or transdisciplinarity, diversity, hybridity, mobility, negotiability, transsectionality, ubiquity, I have a long list here, liminality, and nomadism. And this shows exactly what we have been heard this morning, the difficulty to define these terms, that we are full in progress, and we have to be aware of this, but we don't have a formula at this point. All these different concepts and approaches, and we could add here many more, are principally based on comparative and global parameters, as well as on a postmodern transversal rationality directed against chauvinism, I would say, and fundamentalism. That's quite crucial if we talk also, want to connect also with the economic approaches. Localization is hence a key parameter in various sociological disciplines that, among others, offers a useful toolbox that literary scholars are free to combine with other methodologies in order to reread and decode textual material. As a matter of fact, in globalized times, literary criticism is confronted with existential questions. Due to digitization, traditional reading behavior is in decline, as we know. Moreover, because of the iconic turn, which states the primacy of images versus words, the ability of writing as a basic cultural technique and fundamental social skill also tends to be less significant or at least subject to changes. Finally, despite on accelerated globalization and mobility since the late 1980s, readers risk losing their orientation in terms of time, space, and cultural identity in relation to their general cultural thoughtfulness, performance, and attitude. For this latter reason, critics began to design maps, if you are thinking of Franco Moretti, for instance, conveying cartographies to the public, thus enriching also literary history in general on a broader level. Other scholars, writers, and intellectuals consciously continued or started to publish single, locally coined books, scripts, novels, or poems, with the overall intention to locate and promote cultural activities, artifacts, and metaphysical growth more precisely and effectively. I'm thinking here for, I don't know if you have heard of that, of the Human Library in Copenhagen, surely have, yeah. And the literary parks, for instance, or street arts, and this kind of, phenomena, which I think are very interesting because they all deal with stories, storytelling. But let's come to the second step, to the Italo-German case, just in order to make it more concrete. On the base of more than 2,000 years of common history, which connects today's Germanophone and Italophone linguistic and cultural areas, I was
first interested in the blood and lines of connection and ruptures of the evolved German-Italian network of relations in order to work out a status quo of today's situation. So the aim of this contribution is ideally to critically counter-read this tradition from today's transformational scientific perspective, with recourse to cultural studies, narrative theory, comparatist, post-colonial, it is historical, and social transcultural approaches. The transdisciplinary significance, especially new aesthetics and rhetorical impulses and accents, as we find them, for example, in the Italophone migration cultures, as well as implicit discourses of power and self-critical identity narratives, cross-media communication and nomadic storytelling, which continuously oscillate between the two cultures and exemplarily shape the reciprocal cultural dynamics using fictional power versus narratives. So how can we reconfigure the German-Italian or Italo-German relations anno 2022? Tendentially, in order to find an answer to this, in the following, I will focus on rather constructively comparative aspects and case studies. It is on alliances, lines of friendship and connections, in order to elaborate as vividly as possible the importance of inclusive, peace-oriented coexistence parameters. This connective line is, by the way, the more important, as we just talked in the break, in a wonderful building here, constructed in the 20s or 30s, beyond the World War II alliance of the Axis Rome-Berlin, I want to say, because please be aware of the fact that the historical correct formula is transcultural. It's the Axis Berlin-Rome or Rome-Berlin-Tokyo. And it is about these third spaces that we should or I would like to focus, because those are the proactive potential between two parties. And this hypothesis would be, my hypothesis would be that by means of some corrective, a new mindset and cultural togetherness, it is by acting on the means, as Dawkins or Blackmore state, that define the cultural spheres, has to be established in order to improve transcommunication, to establish reciprocal understanding, and to develop common dynamics for human self-protection and for the protection of nature. Let's see, this question of contact and clashes leads to the question, how are diversity debates and democratic reconstruction compatible and realizable? This we cannot find out in a shortcut, but as I had the pleasure to publish on the Transcultural Italophone literature article of Franca, your wonderful review on transnational 20th century that you published here at the Sapienza, that we have, you know, a certain connection spots in history from Sicilian poetry school, where, you know, the Sicilian Staufer Emperor Frederick II was ruling at that time in the Middle Ages. Then we can go to Giambattista Vico, who has also this very transdisciplinary approach, but as you know, stood very alone in history. Then I found out that the opera, the Italian lyrical opera and the Grand Tour are two cultural phenomena as well that soak transcultural collaborations and always Germans within it. So we don't have the time to specify, but there is empty stuff to find out. And then we come to more recent times. If you think of the Italophone and German guest worker literature,
in the 70s and 80s of the 20th century, and also the Italophone migration literature, as you all know, arose in the 90s. But we have also semiotic languages like fashion and design, also architecture that is set here. And today, we could maybe say in this sense, it's a heyday in the Renaissance, and then in the 1950s and 60s of transdisciplinarity. So cultural diversity is a fundamental momentum in and of European culture and history. In the Middle Ages, Roman, Celtic, Germanic, and Slavic, pagan, Christian, and Jewish tradition met and affected Germanophone or Italophone texts to different degrees. Foreign language texts in the German language context emerged primarily in the 18th century in areas with Sorbian, Lithuanian, or since the Polish partitions, Polish populations in the territories of the Habsburgs, or also in Hungarian, Czech, and other Slavic languages. Since this time, the Germanophone literature develops in productive exchange or diversifying demarcation. Thus, also here again, we find the emergence of various lines of connections and ruptures. And so, to sum this up, from the Holy Roman Empire of the German nation, what's so-called Sacrum Imperium Romanum Nationis Germaniae, the rise of national socialist parties, big jump, I know, but think of the rise of fascism and the Nazi party, to the wave of guest workers and European refugee crisis also in 2015. We had, you know, we were all almost in the same boat. And now the war in Ukraine, which is a community of faith. It illustrates the elaboration of sustainable patterns of conviviality. And looking at contemporary Europe through the complementary lens of transcultural studies, new methodological parameters of coexistence can thus be found. So there is a special relationship also that connects art with transculturality. And here I would really, I have wonderful excursus to make, but we have to be sure about Albrecht Dürer and Giovanni Bellini. It's a wonderful history of, you know, these two stars rule together. But I would like to point out that Dürer was not famous at all. He was a nobody, actually. He came from Nuremberg, had a very good teacher, but he very soon, thanks of God, felt that he had to travel. And this he did. He first went to different places like Basel and strange places also, the Netherlands, by the way, and also Alsace. And then he came back and already had the first transcultural push and heard that the mathematician Luca Pacioli had succeeded in finding in Venice a perfectly proportion of the human body. And he was so interested in doing that, that when he came back, he promptly set off again for Venice. And he stayed there for 2 years. And there are lots of analyses that we could do here, showing how much both of them were inspired from each other. So let's come to the third point. The notions of a transversal world culture make this quite sure. This is interesting, though, that we have a fundamental upheaval that you are testimonials of, because we are in the middle of a big, big change. And that is so exciting. But think of history, actually. Kant spoke about world peace. This is his famous script on Weltfrieden. Hegel spoke about the world spirit, that is the Weltgeist and philosophy. And Goethe and literature, as we know, about world literature. So it's funny, but Hegel saw, he wrote that, as a supporter of the French Revolution, which Hegel was, Napoleon riding through Jena
And so in him, in Napoleon, the world spirit incarnated in an exemplary way. It is as a symbol of his idealism. So he literally, Hegel spoke of the world soul on horseback, later often changed into world spirit on horseback. That is kind of a metaphor that makes clear what, you know, historical turns and epochs like we are living it are made of. It's exciting, isn't it? And today, the German philosopher Precht speaks of a world spirit with pigtails. And he's thinking of Peter Thunberg. So that's the incarnation of the sustainability and also of the gender debate. But also, you know, while the synodal way of the world religion failed, and while contemporary terms like that one of the world cinema have been criticized for Americanism and for ignoring the diversity of cinematic traditions in times of globalization, the world-related terms coined by Kant, Hegel, and Goethe were based on the historic knowledge nurtured and condensed by the spirit of the Enlightenment, linked to the French Revolution. So from Goethe's world literature to Manzoni or also Mazzini, Cavour, Garibaldi, it is from national thinking in 19th century, we come or should think of Ortiz in the 1940s as a precursor of contemporary hybridist concepts. In the 1970s, we have the boom, let's say, of post-colonialism, the racism debate and the migrant cultures. And in the 1990s, we have this, we have Wolfgang Welsch's theory, philosophy, actually, he's a philosopher, and the so-proclaimed transcultural turn in 2014. So with Ulf Hannerts, I would argue that today we need a world culture. And in brief, world literature is based on our writing tradition. And the world literature today would be a mirror of a state of knowledge and our aesthetical perception and today's mindset that all must be repositioned. And here I am still looking for a genome of an innovative, local, decolonized and decentralized concept of world literature that can be derived from Europe. And I question, I don't know, if I'm not yet sure, maybe we must also derive it from, for historical reasons, of course. So I think I have to come to an end. There's so much to say. I'm skipping this. And come to the communication point, which is important to me still. How can we communicate about this? How can we also transmit it? There are different approaches that have been made in education, communication studies. I have a list here, but no time. So the idea is also, what can we do? The answer could be maybe also found, it's just an idea to be discussed, in the acronym of VUCA. Which is a leadership theory from the 80s in the fields of US American leadership studies. So it comes from economy. So VUCA means or wanted to describe a more and more dense connection, interconnectedness is my keyword. And VUCA means volatile, originally. Volatile, uncertain, complex with a C, and ambiguous with an A. So that is VUCA. The ambiguity in a multilateral world and early postmodern times, that was the idea to define it after the end of the Cold War, you know. So discussing systemic failures, which the groups tend to make, and behavioral failures, which individuals do,
from 2002, actually, the notion was increasingly used and discussed first in military education. I'm not on that side, huh? Don't misunderstand me or get me wrong, but it's so interesting. Then in economics and business as a guideline for strategic leadership, government, and finally education, so this is where it becomes interesting, where it seemed particularly useful in, to analyze social categorization and reflect how stereotypes can shift the perspective of individuals. So VUCA proposes skills like anticipation, evaluation, and intervention in order to develop a strategy of survival that has been summarized in a recodification. Now, this is also very interesting. It has been recoded, this acronym, with the help of the four competences that we have to learn or to train and to deal with. First, the V is vision, then not volatility anymore, vision, then understanding, then clarity, and then agility. Does that sound better? In 2017, Bill George calls for a leadership, which he defines VUCA 2.0, also interesting. And he wanted exactly to propagate this vision, understanding, courage, and ability definition. And this gives us an idea of how to cope with future sustainabilities in an interconnected and complex world. Symptomatically, only recently in 21, last year, Dr. Ali Aslan Gümüşay added a P, and this I like, and I'm coming to the end, for paradox to this acronym, calling it VUCA plus paradox, therefore VUCA up with a P in the end. In light of the recent outbreak of the Russia-Ukraine war, it seems as if we have to count with disruptive factors in future times, just the way how we also have to reckon or to respect sources of irritations or interference factors in communication schemes that normally are schematized by the fourfold interacting that you know, this model, message, medium, sender, and receiver. We also have this irritation moment. And this was broadened also by the enlarged communication model proposed by Shannon and Weaver already in 48. Think of that. Who introduced an additional fifth factor already in 58. There, I think also of Ortiz, which is it's not so new. And he called it a disturbance source. So, contrary to what the hate speech of today's digital media promote, we do de facto need a healthy, complex global world of thought where universal values are upheld, such as social intelligence, trust, politeness, understanding, tolerance, willingness to talk, negotiation skills, and serenity. Here I want to point out Dacha Maraini's, not last, she's so active, but from last year, she published Una rivoluzione gentile, riflessioni su un paese che cambia, and that was also about education, or as Armando Nishi puts it, via della transculturalizzazione e della gentilezza, transculturazione, he said, e della gentilezza, in 2013. So it is a new global collective society of values in order to establish human rights, growing social equality, nature protection, solidarity between the peoples and cultures, and to keep them in balance with each other. And all this is no witchcraft, but there is meanwhile a broadly diversified secondary literature of experts of most different disciplines. And here again, it is from psychology to medicine, nutrition, art, didactics, foreign language acquisition is very important, film, literature, culture, also theology, etc. So, yes, I am concluding. Thank you. The idea of how a culture and economy might be able to get together also has a very interesting history that should be
explained in another on another occasion, but you wouldn't think maybe of it. So this is why I'm talking about it today. And yes, I add with the maybe the observation that in times when an author from Zanzibar like Abdul Razak Gurnah is awarded the Nobel Prize for Literature in 21. He comes from today's Tanzania, by the way, was long characterized by bitter slave labor, brutal colonialism and alternating foreign rule. And this, though, this the Nobel Prize award, is connected with the claim of the Swedish Nobel Prize Committee to, I quote, promote world literature. But at the time of the Nobel Prize award, there is not a single one of the only five works of Gurnah translated into German on the market. Gurnah's work was no longer available in the German book trade, there is something wrong, I would say. At least in Germany, but also in Italy, only three translations have been published so far. So this is the conclusion, just for thinking. Thank you so much for your attention. Ringraziamo giustamente la nostra Dagmar Reichert per il suo intervento e per, almeno per quanto mi riguarda, averci fatto scoprire questa buca, perché io non ne sono andata già a vedere, esiste un sito dove si spiega un po' che cos'è questa visione, diciamo così, del mondo, eccetera, anche molto pratico, mi pare. Bene, passiamo all'ultimo intervento di questa mattina, invito Rosanna Morace a prendere posto e avremo, credo, un PowerPoint da proiettare adesso. Allora. Allora, Rosanna Morace è ricercatrice nel Dipartimento di Lettere e Culture Moderne, quindi è una nostra collega, e lavora da molto tempo sulla letteratura italofona o traslingue, e oltre che su altri temi importanti della storia della letteratura italiana. In particolare appunto sul Novecento, per quanto riguarda il Novecento, ha contribuito moltissimo all'approfondimento di queste tematiche e anche a, diciamo, a introdurre all'interno della ricerca sulla letteratura italofona la categoria di letteratura mondiale, quindi letteratura globale, quindi si è posta di recente questo diciamo problema di come utilizzare delle categorie critiche che nascono in altri ambiti, diciamo così, disciplinari, e quindi come utilizzarli proficuamente per fenomeni più recenti o comunque specifici di un contesto nazionale. La sua relazione di oggi è intitolata Tra epica e etica, transculturalità versus globalizzazione. Prego. Grazie. Io vorrei veramente ringraziarvi per questa occasione innanzitutto di incontro in presenza e poi di riflessione comune su concetti, insomma, che ci riguardano vicino, ma soprattutto l'idea appunto che questi concetti possano diventare operativi, no? E questa mi sembra un po' la
la questione chiave. E ovviamente lo faccio appunto dalla mia prospettiva e cominciando con qualche parola di precisazione sul titolo, a partire dal versus, che non va letto in senso positivo, perché anzi l'intento di questo mio intervento è riflettere sulla possibilità di una globalizzazione transculturale e su come questa possa di fatto divenire appunto un concetto e una pratica operativa. Quindi il versus definisce la distanza tra due modelli, che sono sociali, politici ed economici, prima che letterari, che definiscono il bivio di fronte al quale pare trovarsi il nostro tempo presente. Certo, più che di globalizzazione transculturale, sarebbe meglio parlare di una transculturalità planetaria, intendendo con Spivak, per planetarietà, una resistenza etica contro la distruzione delle risorse a opera del colonialismo globalizzato e contro lo stesso multiculturalismo liberale di stampo statunitense. In gioco è dunque una radicale critica a un sistema di produzione, esportazione e omologazione che da economico diviene culturale, identitario, linguistico, umano e quindi insomma etico. È per questo che la questione etica è imprescindibile in una società occidentale che, nella polarità tra un'ipocrita politically correct e la crudescenza dei nazionalismi, tra l'attenzione alle pratiche di genere e il perdurare dei razzismi, pencola pericolosamente sull'abisso di una mancata o rimossa riflessione culturale identitaria, complicata da una transmedialità che attraverso i realities ha modificato lo statuto della narrazione, non solo letteraria, alterando il rapporto tra fatto ed evento, realtà e rappresentazione, fiction e non fiction. Su questo secondo aspetto insiste la pratica narrativa del collettivo Wuming, nonché la rivendicazione etica proposta nel celebre e controverso memorandum del 2008. Wuming 1 sottolinea come la nebulosa narrativa del New Italian Epic parta dalla necessità di una presa di posizione e assunzione di responsabilità dopo il disengagement del postmoderno e come la fusione di etica e di stile si realizzi attraverso l'adozione di uno sguardo obliquo. Scrive Wuming 1, l'adozione di punti di vista inusitati, se motivata e non ridotta a un mero giochino, è una presa di posizione etica ineludibile. Noi siamo intossicati dall'adozione di punti di vista normali, prescritti, messi a fuoco per noi dall'ideologia dominante. È imperativo depurarsi e cercare di vedere il mondo in altri modi, sorprendendo noi stessi. Benché il fulcro del discorso risieda altrove, mi pare interessante la precisazione che l'adozione di punti di vista inusitati non debba ridursi a un mero giochino. Questo breve inciso distingue una letteratura di tipo seriale o quantomeno di falso artigianato da quella che Simonetti, nel contesto appunto della letteratura italiana ipermoderna, chiama letteratura in senso forte, al fine di distinguerla dalla varia nebulosa di opere che nascono e crescono standardizzate sulle aspettative e le pratiche di lettura di un pubblico di scala mondiale. Scrive Coletti, sono opere molto traducibili, parla del global novel, sono opere molto traducibili che ambiscono al mercato globale, desideroso di acquistare prodotti standardizzati e ben padroneggiabili, ma conditi di sapori locali, calato in modelli riconoscibili ovunque o perlomeno a valenza transnazionale. Questo non significa che sia solo letteratura di consumo, anche se quella destinata al consumo mondiale ne è l'espressione più immediata. E questa descrizione appunto di global novel che mi pare più efficace, benché il dibattito critico e teorico sia in fieri e non del tutto concorde, anche perché mette bene a fuoco, almeno dal mio punto di vista, come questi prodotti editoriali non siano solo letteratura di consumo, anzi, Simonetti mostra efficacemente, in letteratura circostante, come alcune delle caratteristiche narratologiche e testuali della letteratura di consumo e della paraletteratura siano rintracciabili anche in opere che ambiscono a presentarsi come letteratura impegnata e che egli definisce giustamente di nobile intrattenimento. Semplificando provocatoriamente, questo è Simonetti che lo fa, si potrebbe dire che dentro Wuming e dentro Oscurati c'è moccia. Non solo a causa di una velocità e di una orizzontalità narrative che sono ormai trasversali, ma anche perché le loro opere utilizzano marche di bidimazione culturale per agire emotivamente sul lettore, al fine di riattivare in lui la coscienza civile sopita durante il postmoderno. Il lettore è così indotto a patteggiare, scandalizzarsi, empatizzare, indignarsi attraverso scritture che, sempre ancora Simonetti, estremizzano le posizioni perché vogliono avere ragione. E, scrive Simonetti, il modo più sicuro e spesso anche più semplice per avere ragione è identificarsi con la vittima. Mentre il romanzo non disdegna di flirtare ambiguamente con i carnefici, le scritture ibride, comprese le più riuscite,
sono spesso al servizio di qualche vittimismo, entro uno stereographic metafiction che sempre più si nutre della passione per gli esclusi. Come si vede qui, Simonetti distingue nettamente il romanzo, per come qui insomma l'abbiamo conosciuto, dalle scritture ibride. Lo fa per porre un potenziale discrimine tra letteratura forte e di nobile intrattenimento, che a me sembra forse il punto più debole della sua riflessione, ma lo fa anche per demarcare lo statuto finzionale del romanzo rispetto a opere che si pongono volutamente al confine tra fiction e non fiction, spostandosi in modo progressivamente sempre più ambiguo verso la non fiction. E questa è certamente la caratteristica più evidente ed epistemologicamente interessante del romanzo occidentale, non solo italiano, del global novel e di buona parte dei prodotti mediali cinematografici dell'ipermodernità, no? Pensiamo alla serialità anche televisiva, tanto che Donnarumma la definisce la svolta narrativa che segna la fine del postmoderno, appunto l'ingresso nell'ipermodernità. Tornando al New Time Epic, ma togliendosi fuori dall'acceso dibattito che ha accompagnato il memorandum, a distanza di un quindicennio possiamo però dire che la proposta teorica di Gu Minguno ha colto una tendenza narrativa che ha retto alla prova del tempo. Gli oggetti narrativi non identificati, i cosiddetti uno, sono infatti libri che sono indifferentemente saggistica e altro, forme ibride tra fiction e non fiction, tra testimonianza e vera o finta autobiografia, tra reportage e vademecum, voce enciclopedica o racconti in versi. E a tale genere ibrido andrà scritto l'uso del termine epico nel memorandum, che si apre su Bakhtin, cita quasi in chiusura l'Ilia dell'Odissea, ma usa sempre il lemma per definire il genere ibrido dei romanzi metastorici, che di fatto costituiscono la nuova epica italiana nell'orizzonte di Gomini. Tale slittamento di genere, però, di fatto non pertiene alla riflessione di Edouard Glissant, non tanto perché egli chiarisce che l'epica a cui allude non è l'epopea, prodotta da una comunità per rassicurare se stessa, quanto piuttosto perché per epica egli intende una forma di romanzo di fondazione della comunità mondo, che si strutturi sull'erranza piuttosto che sul rinsaldamento di una radice atavica. Anche il romanzo mondo che egli immagina ibrida diversi generi letterari, e anche per lui l'assunto è politico ed etico, ma non ideologico nel senso appunto di un'ideologia ferrea, no? E forse questo è già un primo discrimine. Per Glissant l'ibridazione nasce dalla necessità di destrutturare il genere occidentale per eccellenza, cioè il romanzo, per far sì che esso si apra a immaginari, tradizioni, percezioni e lingue altre, in una poetica che sia realmente della relazione. E che non sia soltanto una ricerca del reale, siamo nella parte finale, ma che è anche una ricerca sull'immaginario, sulle profondità, sul non detto, sui tabù. Si potrebbe obiettare che la ricerca del non detto e dei tabù pertenga anche alle narrazioni neostoriche del New Italian Epic, ma il piano del discorso è opposto. In primis perché per Glissant la relazione avviene innanzitutto sul piano della lingua, che è esattamente l'opposto della medietà, della paratassi, della velocità, della traduttibilità che caratterizza molti dei global novel, nonché le opere di Wu Ming. Antonelli, infatti, linguista, ha parlato di traduttese, ma anche di lingua ipermedia, nel senso lingua più media della lingua media, più media della lingua dei media, no? Viceversa, l'incredibile fluvio verbale di Wu Ming interseca le linee di forza della poetica della relazione, che pertengono innanzitutto il piano della lingua, del tempo, della struttura e quindi dell'espressività narrativa. La dialettica fra l'orale e lo scritto, il pensiero del multilinguismo, l'alternanza dell'istante e della durata, l'interrogazione dei generi letterari, non solo l'ibridazione, la forza barocca, l'immaginario non proiettante, nonché una polifonia stratificata e complessa. In secondo luogo, l'epica di Glissant è assolutamente lontana dal realismo, o comunque dall'idea che il romanzo, che la descrizione del reale renda conto del reale. E qui entra in gioco la questione del realismo. Il New Italian Epic, o meglio il romanzo neostorico italiano, secondo la definizione di Benvenuti, non sempre è historiographic fiction, è più spesso metastorical romance, che tuttavia nell'ultimo decennio si sta progressivamente schiacciando sul documento, non per leggerlo nelle sue stratigrafie, nei suoi non detti, nelle sue maglie, ma viceversa, come elemento veritativo della narrazione, con un progressivo spostamento sull'asse della non fiction, il che comporta una subordinazione del romanzo rispetto alla storia, con la S maiuscola, no? E quindi della rappresentazione sulla realtà. E forse qui basterà citare Emme Discurati, vincitore peraltro per il Strega 2019,
che si presenta fin dal paratesto come un romanzo documentario nel quale ogni elemento è storicamente documentato e o autorevolmente testimoniato da più di una fonte. Cioè, è un romanzo, però spostato appunto sull'asse del documentario. Inoltre, lavorare sui non detti della storia per proporre una controstoria presuppone un'operazione di opposizione. Glissando insiste viceversa su una dialettica della diversione e dell'opacità arcipelagica, che implica una rilettura interstiziale della cultura, direi, concepita come civiltà e non ancora come nazione. Ed ecco allora che proprio l'epica e i testi sacri, ovvero la letteratura che più di ogni altra ha cementato un'identità nazionale che si costruisce sulla sopraffazione dell'altro, spesso e volentieri, viene riletta come letteratura della disfatta o della vittoria ambigua. Scrive appunto Glissant, ecco l'immane paradosso. I libri fondatori della comunità, l'Antico Testamento, l'Iliade, l'Odissea, le Chansons de Jeff, le Saghe, l'Eneide o le epopee africane, erano libri d'esilio e spesso de Franza. Questi libri fondano ben altro che una massiccia certezza, dogmatica e totalitaria, se si esclude l'uso religioso che ne verrà fatto. Sono libri de Franza, al di là delle ricerche dei trionfi del radicamento richiesti dal movimento della storia. Siamo ben lontani dal what if del New Italian Epic e anche del romanzo neostorico. Benché dovrebbe limitarsi a produrre una storia alternativa, il what if può scivolare in una contronarrazione a tesi, al pari del romanzo documentario che vuole avere ragione o proporre comunque una verità. Entrambi possono ben nascondere un'ideologia che si contrappone a un'altra ideologia, ovvero la negazione della relazione glissantiana. Si pensi ancora a M. di Scurati, che racconta la storia dal punto di vista di Mussolini, dipingendo un duce affascinante per dimostrare l'orrore fascista, e lo fa a partire dalla considerazione che è caduta la pregiudiziale antifascista e dunque l'antifascismo può risorgere su basi nuove. Qui Scurati parla evidentemente del suo lettore modello. Ma quanti sono i lettori modello? E soprattutto il testo contiene in sé le marche e gli elementi che possono fondare il lettore modello? Perché se non li contiene, o se sono extratestuali, o addirittura dati per scontati, l'operazione rischia di divenire pericolosa sul piano etico e civile, non solo ideologico. Sull'altro versante della proposta del memorandum, va sottolineato che una storia potenziale o ucronia non necessariamente scava nel non detto e nei tabù. Certo analizza i momenti di sutura e le crepe che fanno della storia ciò che sarà raccontato di lei. E tuttavia, da quella crepa possono nascere un numero potenzialmente infinito di storie alternative, ognuna delle quali si contrappone polarmente e persino con intransigenza a qualcos'altro. Lo abbiamo visto durante la narrazione della pandemia e lo stiamo vedendo in rapporto alla guerra in Ucraina. Se oltre a produrre immaginari, la letteratura educa l'immaginario, è fondamentale che si sviluppi un immaginario della relazione e non della contrapposizione, sia per la gestione dei conflitti, sia per la salvaguardia di una comunità che sappia essere realmente transculturale. Infine, il racconto di una storia alternativa o di una controstoria può facilmente divenire un mero giochino, per utilizzare l'espressione già citata. Il gioco può persino divenire pericoloso se il what if si muove ambiguamente sul crinale della non-fiction, e ancor più se spinge sul pedale del performativo e dell'empatia emotiva del lettore. Simonetti ha perciò parlato di realismo dell'irrealtà, espressione che trovo felicissima perché marca come l'introduzione di elementi extraletterari nel corpo del testo, quali immagini, documenti, inserti giornalistici, foto di famiglia, pagine di diario, in assenza di una riflessione metaletteraria o metastorica interna al romanzo, induca il lettore a credere che ciò che sia sotto gli occhi sia non finzione, ovvero la realtà, se non addirittura la verità. Un calzante esempio di realismo dell'irrealtà mi pare Timira di Wuming Due e Antar Mohamed, che ben si è prestato a letterature postcoloniali, perché è un testo che certamente rende problematica la memoria del passato coloniale italiano, riproponendola come ferita mai rimarginata, in quanto mai veramente curata. La mia proposta di lettura sarà quindi provocatoria, accogliendo di fatto l'idea di questo seminario come occasione di discussione e di riflessione comune. E l'intento è anche quello di riflettere, per utilizzare già il concetto già espresso di intenzionalità, quanto l'intenzionalità regga alla prova del testo in qualche modo, no? Allora, su quanto il piccolo colonialista abiti nella mente dei crani occidentali e si ripresenti subdolamente con l'aggravarsi della buona volontà, si concentra la celeberrima lettera intermittente numero 3, uno spazio metanarrativo in cui l'autore si rivolge direttamente a Isabella Marincola, la protagonista del suo romanzo,
morta poco prima che insieme iniziassero a scrivere. E la copertina, infatti, la presenta correttamente come protagonista. Ma può essere ritenuta coautrice, si chiede Giuliana Benvenuti, analizzando il paratesto in rapporto alle lettere intermittenti. Sempre la lettera 3, infatti, sembra suggerire questa ipotesi. Scrive Vumini. 2. Abbiamo trascorso un anno a cercare la ricetta per un racconto comune. Uno sbobina, l'altro corregge, uno ricerca, l'altro ricorda, uno inventa, l'altro contesta, uno legge, l'altro interrompe, uno scrive, l'altro riscrive. Abbiamo trascorso un anno, poi tu hai pensato bene di lasciarmi da solo, e meno male che la cena era già sul fuoco. Antar e io non abbiamo dovuto far altro che sorvegliare la cottura, riempire i piatti e invitare i passanti a mangiare con noi. Sembrerebbe quindi che Isabella abbia partecipato alla preparazione dei cibi, benché durante la scrittura non sia più con gli autori. E Wu Ming 2 accumula sapientemente varie azioni di questa preparazione, ma non definisce chi ha fatto cosa. Qual è il ruolo di Antar Mohamed, figlio di Isabella? E se Isabella non fosse morta, sarebbe stato anche egli autore? O questo ruolo sarebbe stato riservato alla madre? Ma soprattutto, essere coautore, quale pratica traduce? L'avere scritto o il certificare che la storia sia vera? È una marca di realtà o è realtà? I primi testi della migrazione, nei primi anni 90, presentavano dei coautori italiani e a lungo ci si è interrogati su quale ne fosse il ruolo effettivo. Traduttore, intervistatore, trascrittore, oppure figure che legittimavano e autenticavano la narrazione agli occhi di un pubblico italiano che non era ancora pronto ad accettare un autore di altra provenienza. E ancora ci si chiedeva, il rapporto tra autore e coautore era simmetrico? Oggi che le librerie sono cariche di storie che nel paratesto si preannunciano come vere, tanto che in alcuni casi è persino eliminata la dicitura romanzo, cioè storie vere di. Che funzione ha colui che presta la sua storia? Si è forse ribaltato il ruolo tra legittimatore e autenticatore? Il caso di Timira, per quanto scontato, va sottolineato che sbobinare, contestare, leggere, interrompere non sono azioni che stanno sullo stesso piano dello scrivere e dell'inventare. D'altronde già Virginia Woolf, Gramsci, Pasolini, tra gli altri, attenzionavano come la posizione dell'intellettuale sia già di per sé posizione di dominio. E ciò nega a priori la relazione paritetica che il romanzo vorrebbe attuare. Wuming 2 ne è consapevole e lo esplicita, ma poi conclude. Siamo alla parte inferiore. Allora ho cominciato a chiedermi se sia possibile per uno che di mestiere scrive e racconta storie, porgere la tastiera a chi non l'ha mai usata prima e aiutarlo a mettere nel romanzo la sua vita, senza però confiscarla con le metafore e gli arnesi che ha imparato a usare. Verrebbe da dire che l'unico modo per non essere colonialisti è quello di non sbarcare nemmeno nella terra dell'altro, di non immischiarsi nei suoi affari, ma da qui a sostenere che ognuno deve stare a casa propria, il passo è breve, ed è un passo che la mia gamba rifiuta. Il ragionamento pare ambiguo nella sua polarizzazione di posizioni. Evidentemente il lettore modello di Wu Ming non è un leghista e quindi naturalmente concorderà sul fatto che no, assolutamente non si può sostenere che ognuno deve stare a casa propria. La gamba può e anzi deve compiere il passo. Ma come lo compie? È qui il punto. Sbarcare come colonialista e urlare che ciascuno deve stare a casa propria in realtà mi sembrano la stessa faccia della stessa medaglia, che è quella imperialista. Ciò che necessiterebbe invece è coniare altri tipi di medaglie, non a una, a due facce, ma a medaglie prismatiche, anamorfiche, no? Come ha scritto anche insomma, in relazione a Meneghello Francesinopoli, e di fatto relazionali. E c'è poi un'altra domanda. Un romanzo confisca la vita attraverso metafore e arnesi del mestiere? O non piuttosto attraverso i suoi strumenti cerca un senso, scava nella glassy essence, nel diario, nel reale, come diceva Meneghello, che pure ha sempre scritto su base autobiografica e biografica? La paura di confiscare non emerge forse da questo ambiguo rapporto che si crea tra fiction e non fiction, che vira verso il realismo dell'irrealtà? Limitiamoci al paratesto. Fin dalla copertina l'oggetto narrativo non identificato è definito romanzo meticcio. E il titolo è Timir, e il titolo Timira lo rimarca, essendo il nome da musulmana che Isabella si dà in Somalia sposando il terzo marito. Ma Isabella ha sempre dichiarato di sentirsi italiana, ed è esattamente ciò che il romanzo mette a tema fin dalla quarta di copertina. Dunque perché Timira? Non avrebbe creato maggiore straniamento intitolare l'opera Isabella, come del resto viene sempre chiamata la donna la protagonista? Quel nome italiano, accanto alla foto di una donna dalla pelle scura, non avrebbe reso maggior giustizia alla sua anima meticcia? Non può essere che sia stato scelto il titolo più esotico e più facilmente appetibile. Tanto più che il vero nome di Isabella, in Somalia, non era Timira, ma Timiro,
Perisce Wuming 2 nei titoli di coda. Nella grafia corretta della lingua somala, che utilizza l'alfabeto latino, il titolo di questo romanzo sarebbe Timiro, con la O finale, la poetessa Timiro. Wuming 4 ci ha però ricordato che la O finale in italiano viene associata distinto al genere maschile, mentre la nostra storia ha una donna come autrice, protagonista, e la condizione femminile come tema fondamentale. Per questo motivo ci siamo messi alla ricerca di un titolo che facesse entrare da subito la femminilità nel codice semantico della narrazione. Siccome recita il memorandum, l'intento del New Italian Epic è creare delle microscosse, quale microscossa avrebbe creato lasciare quella O finale accanto a un'immagine che ritrae evidentemente una donna? Avrebbe tematizzato fin dal paratesto che il punto di vista può essere altro e che persino il fonema che per noi italiani definisce l'identità maschile può essere femminile in altri sistemi, in altre percezioni, in altri immaginari. Avrebbe scardinato la nostra centralità e la femminilità sarebbe entrata nel codice semantico della narrazione attraverso la foto, con quel più di straniamento derivante dalla O finale. Ma ancora, scorrendo poco oltre i titoli di coda, dove vengono esplicitate le varie fonti, scopriamo che quello che viene presentato come il diario, cioè il libro si apre sul diario di Isabella Marincola, proprio la prima pagina. Quindi il diario non è tale, o per meglio dire, si basa sul vero diario da lei, da Isabella, tenuto nel gennaio-febbraio del 1991 e parzialmente pubblicato nel 92. Se il diario non fosse esistito, la finzione narrativa non avrebbe creato alcun problema. Ma dato che il romanzo vuole dar voce a Isabella e renderla autrice protagonista, e dato che si costruisce su un'ampia rete di documenti, appunto di reperti storici dichiarati, perché non utilizzare l'originale, che avrebbe davvero lasciato parlare Isabella? Se anche il diario fittizio riproducesse esattamente il contenuto di quello reale, le parole, il tono, la voce, hanno una rilevanza non ininfluente, sia sul piano dell'assunto postcoloniale che si professa nelle lettere intermittenti, sia in un'opera che è spostata sull'asse della non fiction. Altro aspetto da prendere in considerazione è quanto i luoghi vivano nel romanzo. Mentre Roma ha una sua forza, Mogadiscio è un mero sfondo, e questo non stupisce, dato che sempre in titoli di coda si dichiara essere stata ricostruita attraverso Google Earth, Wikimapia, Flickr e YouTube. Ma nella capitale somala Isabella vive per 30 anni e Antar, il figlio, per 20 anni. Allora, qual è stato il ruolo nel rivivere e nel riscrivere la propria città di questi due autori o coautori? Al di là di questo, scrive Clissan, avere una poetica della totalità mondo significa legare in maniera rinnovata il luogo da cui la poetica e la letteratura provengono alla totalità mondo e viceversa. Esiste inevitabilmente un luogo che produce l'opera letteraria e oggi l'opera letteraria è ancor più legata al luogo, perché è attraverso l'opera letteraria che si mostra la relazione tra questo luogo e la totalità mondo. Il luogo è l'origine e probabilmente per questo gran parte delle opere di autori translingue il luogo è il protagonista nascosto del romanzo. Basti citare Regina di Fiori e di Perle, peraltro spesso accostata a Timina. L'Etiopia vive non solo e non tanto nelle descrizioni, negli odori, nei rumori, nella natura, ma in quel misto di oralità, coralità, sacralità e saggezza sapienziale che si riflette nell'interiorità di Malet e in un romanzo di fondazione in cui una civiltà oppressa, conquistata e dilaniata, riacquista la sua voce. Pur confrontandosi con la storia coloniale, non c'è slittamento tra fiction e non fiction, e non c'è autofiction, perché Malet non è Gabriella Germanzi, perché quel che interessa all'autrice è ricostruire l'immaginario della sua terra. E lo fa intarsiando una moltitudine di storie di secondo grado che vengono donate a Malet durante le sue visite al Tempio e costituiscono il fulcro nevralgico della sua ricerca spirituale e memoriale. Le voci altrui non sono inglobate in una prima persona narrativa totalizzante e in un'autorialità forte, a radice unica, cioè in quell'io occidentale ingombrante su cui peraltro Malet ironizza spessissimo nel romanzo. E diverse voci si aprono alla relazione, al punto che persino il colonialismo non è indagato da un'unica prospettiva. L'indignazione, la rabbia, lo sdegno di Malet si sublimano, comprendendo in sé anche le microstorie di italiani che colonialisti non furono pur essendo nel Corno d'Africa per conquistare. Si scava nella storia né per stigmatizzarla, né per trovarne le crepe, né ovviamente per giustificarla, né per rintracciare i punti di sutura che avrebbero permesso una storia alternativa, e né tantomeno per giudicare. Si scava la storia
per restituirne la complessità e per sanare, no? Si è parlato di tempo di sanare piuttosto che di tempo di uccidere. Il punto è che il romanzo si apre con l'anziano Jacob che racconta di Daniel, soldato fascista passato nella resistenza degli Arbegnà, e si chiude col signor Antonio, che vive nel Mal d'Africa da 40 anni e alla fine confessa: mi vergogno di ciò che il mio paese ha fatto al vostro. Questa circolarità strutturale si rinsalda poi nella promessa rimossa e riaffiorata, e infine nell'atto della scrittura, che però conserva in sé l'oralità, quell'oralità così rimarcata anche da Lissa. Una scrittura che quindi è collettiva, ed è collettiva non perché sviluppata a più mani, né perché qualsiasi narrazione è un'opera collettiva anche quando un solo individuo la traduce in testo e la firma con il suo nome e cognome, né perché le storie sono di tutti, ma perché le vite e le leggende affidate a Malet hanno ciascuna un proprio narratore, una propria autonomia, un proprio ritmo, un proprio carattere, e mai l'autrice depriva o confisca l'altro della propria storia. Si parla in multiplo, entro una relazione che avviene all'interno di una dialettica della diversione, scrive Glissan, che non confonde tutto dentro tutto, sforzandosi con le nostre estetiche proprie di aprirle le une alle altre. Concludo. Il caso di Germani è certo emblematico, e d'altronde è bene ribadire che la poetica della relazione non è appannaggio dei soli autori translingue. Anzi, no, lo stesso Glissan cita Whitman, Faulkner, Harry James, dispatriato, ma insomma che non passa da una lingua all'altra, accanto a Saint-Jean Peirce. E certo non tutti gli autori translingue riescono a dribblare le richieste del mercato editoriale, le aspettative del pubblico e un immaginario che viva sempre più facilmente verso il globale che verso il planetario, no? Ritornando a Spira. Forse il vero discrimine in una società globalizzata è oggi più che mai questo, come aveva già intuito Gramsci, la capacità e la forza etica di non indulgere alla massificazione del messaggio culturale, partecipando di fatto, nonostante i tentativi di estirpare il piccolo colonialista che abita in noi, alla costruzione di un contesto che è messa in opera, a volte subdola, di un apparato egemonico. Grazie. Grazie Rosanna. Questo, tra l'altro, questo contributo come dire, approfondisce veramente attraverso le lenti di Santiano, su cui sentiremo oggi pomeriggio un altro intervento, la diversità con cui, no, il panorama italiano della letteratura italiana contemporanea presenta questo discorso, no, del rapporto tra finzione e non finzione, tra storia e narrazione, lì dove apparentemente sembrerebbe tutto quadrare a favore, come dire, no? Petimira è straordinario, cioè a favore del soggetto che si vuole mettere in evidenza, paradossalmente poi ci sono delle scelte non so se inconsce, editoriali, volute, cioè, che vanno contro proprio lo stesso progetto iniziale di restituzione, di diritti, no? Eccetera. E quindi l'esempio di Germani effettivamente è stato contrappeso un po', no? questa soluzione di presentare al 22. Bene, allora noi siamo alle 12.43, abbiamo un quarto d'ora per il dibattito, ma all'una dovremo metterci in marcia perché all'una e un quarto ci aspettano per la pausa. Quindi darei senz'altro la parola a chi vuole intervenire per insomma, un minimo di confronto, di osservazioni in merito. Per parlare dovete accendere il microfono, sì, altrimenti... Il microfono acceso di dietro... Ah, giusto, vado io a spegnerlo, sì, no, perché altrimenti non si accendono gli altri, giusto? Sì, funziona, cioè l'impiegato funziona in questo modo, affinché si possa registrare la vostra voce, dovete azionare il microfono di dove c'è scritto... Avevo una domanda per Nora Moll perché non ho capito, hai citato Otto Marretta e non ho capito, non ho preso nota rispetto a che cosa, rispetto agli studi agli studi transareali, era quello il concetto di Otto Marretta. E poi in realtà poi c'è un'altra cosa, in realtà è più una riflessione sulla dimensione che ha sottolineato anche Franca, importante,
dell'intenzionalità. Ma mi chiedo se non c'è un altro concetto importante che è quello della gerarchia di valori, nel senso che nella, il problema non è, tanto, cioè non è solo l'intenzionalità, ma anche quale valore si attribuisce alle diverse culture. Perché il problema di Marinetti è quello che aveva una scala di valori precisa, quali erano le culture importanti che contavano, che era più ancora del rifiuto di farle dialogare o di mescolarle. Le poteva anche mescolare, ma con un'idea molto precisa della gerarchia, della gerarchia dei valori di ogni cultura. Quindi, insomma, c'è il discorso dell'intenzionalità, ma c'è anche il discorso della più o meno conscia, più o meno inconscia dell'importanza che si attribuisce a ogni cultura. E potrebbe valere anche tanto per Pavese e Vittorini quando integrano la cultura americana. Cioè, c'è implicitamente una scala di valori attribuita, una gerarchia di valori che si attribuisce alle culture e che potrebbe essere uno dei problemi delle dinamiche transculturali di fatto. Ho citato Otmar Ette per il suo volume che trovo interessante, che è una lettura di Literatur in Bewegung, e ecco, lui usa, ecco, per introdurre un altro concetto ancora, no? Cioè, che diciamo fa un po' da sinonimo di transculturalità, cioè letteratura in movimento. Lui tra l'altro indaga circa esempi presi dalla letteratura latinoamericana e poi approda sì al Novecento europeo e in particolare romanzo. C'è un capitolo anche in cui lui, e questo mi ha sorpreso un po', utilizza il concetto di mangrovie, che insomma, no, anche in ambito italiano è stato già utilizzato dallo scrittore Greta Lambri, insomma è un po' una metafora identitaria che può fungere anch'essa alla visualizzazione, alla concettualizzazione della transculturalità, cioè questo contrapporre l'idea, l'immagine di un albero dalle tante radici che si intrecciano, si sostengono a vicenda, no? E contrapposta a, ecco, glissant, no? All'immagine delle culture a radice unica, ecco. Quindi, vabbè, ho voluto semplicemente aggiungere, ma proprio nel breve tempo non ho elaborato la questione, non ho dedicato più spazio a Ette, che, ripeto, sto scoprendo in questi ultimi tempi un po' con un certo ritardo, devo dire. Questa domanda mi permette anche di rimarcare ancora una cosa, cioè effettivamente questo, anche dall'intervento di Sandra un po' emerso, penso, cioè non sempre ci parliamo e con chiarezza tra di noi, cioè chi scrive in italiano è pochissimo, o anzi non è letto né in ambito francese, mi sembra, anche se neanche dagli italofoni, né in ambito